buonasera a tutti. Certo. In mio compito ora in questo momento è quello di portare i saluti del magnifico rettore e di tutta la comunità accademica dell'Università di Udine e di complimentarmi per l'iniziativa che vede oggi questo quarto incontro sulle tematiche collegate con l'invecchiamento e che ha come partner fondamentale questa interazione con l'INAIL. E colgo l'occasione per augurare a tutti un buon lavoro, ma soprattutto per ringraziare gli organizzatori di questa iniziativa fondamentale per l'Università di Udine, che risulta essere una delle iniziative con maggiore successo in questi mesi. E volevo ringraziare a partire dalla dottoressa Missana, poi la professoressa Filì, il professor Cavarape e il dottor Lofaro, il dottor Cuomo dell'INAIL, che sono stati dei partner essenziali per la promozione e lo sviluppo di questa importante iniziativa culturale e divulgativa, e come un importante momento di dialogo e di connessione con tutti gli attori principali che vedono più o meno a vari livelli tutti quanti coinvolti nella tematica dell'invecchiamento. Quindi non rubo altro tempo e buon lavoro a tutti e buon proseguimento. Grazie professor Tell, e darei subito la parola e ringrazio il dottor Fabio Lofaro della direzione regionale dell'INAIL. Buon pomeriggio a tutti, grazie anche a lei per la parola accordata. E io mi unisco ai complimenti per questa iniziativa e questa che ha visto la sinergia migliore fra l'istituto e l'università, che ha dato davvero grandi risultati grazie anche alla capacità, alla volontà e alla determinazione delle persone che il professore ha appena citato. Quindi grazie a tutti quanti per il contributo fornito. Ecco, non sottrarrò tanto tempo, soltanto per, dopo i ringraziamenti, per sottolineare l'intervento che ci sarà da parte della dottoressa Sarto, che è un nostro dirigente medico della sede di Trieste, che conferma che l'argomento del quale si tratta è un argomento attuale, perché i dati INAIL testimoniano una effettiva e particolare incidenza degli infortuni causati da lussazioni, distorsioni e lesioni da sforzo sulla popolazione lavorativa più anziana, quella compresa tra i 50 e i 75 anni, ma anche le malattie professionali colpiscono questa fascia di popolazione, in particolare con quelle a carico del sistema muscolo-scheletriche. Ricordo, quindi sarà interessante ascoltare questa relazione. Ricordo che sul tema c'è stata un'iniziativa dell'Agenzia per la Salute e la Sicurezza, Agenzia Europea di Bilbao, dove l'INAIL è il focal point per l'Italia. È una campagna che è iniziata il 12 ottobre e che continuerà per tutto l'anno con una serie di azioni e di eventi e di premi per buone pratiche, nonché contributi editoriali e altro, ma a conferma del fatto che l'argomento che stiamo trattando è un argomento assolutamente attuale e importante. Promozione e prevenzione restano dunque le due fondamentali leve per contrastare le conseguenze lesive legate all'invecchiamento e a preservare nel tempo la salute e del lavoratore. E in questo contesto rammento un altro argomento che sarà utile sentire, quello legato all'importanza del
dell'esercizio fisico in termini di prevenzione. L'argomento che sarà trattato dal professor Bergamin del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova e che sta portando avanti con il suo dipartimento insieme alla nostra direzione regionale un progetto per la realizzazione di un programma di attività motoria rivolto ai lavoratori del comparto del legno che sono particolarmente esposti a questi rischi. Non sottraggo altro tempo, ringrazio i relatori per la loro disponibilità naturalmente e auguro ai partecipanti un proficuo ascolto. Buon lavoro a tutti. Grazie, dottor Lofaro, per queste belle parole. Io inizierei, quindi intanto cerco di caricare il mio materiale. Si vede? Perfetto. Bene. Allora, io ringrazio il professor Gianluca Tell che ha voluto introdurre questo incontro in qualità di delegato del rettore e fra l'altro in qualità di coordinatore del gruppo interdipartimentale Active Aging dell'Università di Udine, cui mi onoro di appartenere. E rivolgo un cordiale saluto al dottor Cuomo che ho visto collegarsi e un ringraziamento a lui, al dottor Fabio Lofaro della direzione INAIL che ha promosso questo interessante ciclo di webinar e un ringraziamento alla professoressa Valeria Fili che mi ha assegnato il gradito compito di organizzare e moderare questa sessione. Un ringraziamento particolare e doveroso alla dottoressa Alessandra Missana dell'Università di Udine che ha dato un supporto organizzativo fondamentale e capillare e ha permesso l'ottimo successo di questo ciclo di seminari. Un ringraziamento a tutti i relatori di questa sera che mi hanno dato gentilmente la loro disponibilità a trattare argomenti di grande interesse. Infine, un ringraziamento a tutti i partecipanti di stasera che sono molto numerosi, molto più numerosi direi di quanto immaginassimo. E una partecipazione così massiccia ci ha piacevolmente sorpreso e ci testimonia un grande interesse per questa tematica. Questo da una parte ci onora, dall'altra si dà la grande responsabilità, nella speranza che questa tematica sia svolta al meglio questa sera. Io inizierei con alcune considerazioni preliminari che potranno essere utili, a introdurre il tema molto complesso del, concetto di invecchiamento dal punto di vista biologico e medico. E di come l'invecchiamento, che è un fenomeno fisiologico, impatti sull'efficienza fisica e di conseguenza professionale, di come l'esercizio fisico prevenga il decadimento fisico, ma prevenga, ma anche cerchi di mantenere lo stato di salute in tutte le sue componenti. L'invecchiamento della popolazione, sapete tutti, è un fenomeno globale che è determinato da profonde alterazioni demografiche che sono in atto da decenni e sono essenzialmente legate da una parte all'incremento della vita media e quindi della longevità e dall'altra alla riduzione della natalità, particolarmente importante nel nostro paese. L'Italia, infatti, è uno dei paesi maggiormente interessati dal fenomeno di progressivo invecchiamento della società con una popolazione di ultra 65 anni che è pari ormai a 14 milioni, circa il 22,8%, con una media dell'Unione Europea del 20,3%. Nella regione Friuli Venezia Giulia, l'invecchiamento progressivo della popolazione ha assunto in questi ultimi anni aspetti direi allarmanti. Perché su una popolazione di 1.200.000 abitanti, la proporzione di soggetti di età superiore ai 65 anni rispetto ai soggetti di età compresa tra i 0 e i 14 anni è praticamente di 2 a 1, anzi supera 2 a 1. L'età media è di 47 anni. L'indice di vecchiaia, che è un indice che appunto mette in rapporto gli ultra 65 anni con la popolazione tra 0 e 14 anni è del 212%, il 26% della popolazione
ha oltre 65 anni e oltre l'8% della popolazione ha più di 80 anni. E sono numeri destinati purtroppo ad aumentare. Perché purtroppo, scusate, purtroppo perché l'invecchiamento della popolazione è certamente una sfida per l'intera società. E la pandemia Covid ci ha fatto toccare con mano nel più drammatico dei modi alcune delle conseguenze proprio nella popolazione più anziana. Con l'invecchiamento c'è un incremento dell'incidenza delle patologie croniche e tacorelate, con una conseguente crescita dei costi socioassistenziali e una grande difficoltà, che sarà sempre più grande, di sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale. Per affrontare questi problemi, che sono globali ma molto importanti nel nostro paese, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha da tempo tracciato una strategia di promozione della salute e valorizzazione della persona di età superiore ai 65 anni, che è indicata come active aging, cioè invecchiamento attivo. Allora, il concetto dell'invecchiamento attivo favorisce di fatto una diversa concezione che dovremmo avere dell'invecchiamento, stimola a livello dei governi nazionali la promozione del mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, sociali e quindi lavorative dell'anziano, che non è più visto come un portatore di bisogni, ma come una risorsa per la società. E questo è un concetto estremamente importante al giorno d'oggi. L'attività fisica è un elemento chiave nel raggiungimento degli obiettivi di un invecchiamento attivo, induce la possibilità di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e di mantenere una buona qualità di vita. E numerose evidenze scientifiche oggi avvalorano l'importanza di una regolare attività fisica nella terza età, per i suoi effetti, che sono non solo sul fisico, ma anche e soprattutto, e vedremo che non è indifferente, effetti direi psicologici. Questo è il programma di oggi che vi illustro brevemente. A me il privilegio di introdurre l'argomento, come avete visto, di parlare brevemente della promozione dell'attività fisica nell'anziano. Seguirà poi il dottor Lo Russo con l'inquadramento delle problematiche cliniche e socioassistenziali dell'anziano fragile ma ancora abile al lavoro. Sarà la volta poi del professor Lazzer che parlerà della fisiopatologia del muscolo nell'anziano e del problema della sarcopenia, definendola e illustrando le misure per prevenirla. Sarà la volta poi della dottoressa Sarto che tratterà del tema del rapporto tra invecchiamento e infortuni sul lavoro con dati epidemiologici originali e chiuderà infine il dottor Bergamini illustrandoci i risultati di una ricerca su programmi di attività motoria per la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici in una categoria di lavoratori esposta. E procedo quindi velocemente sul mio tema che è la promozione dell'attività fisica nell'anziano. L'invecchiamento comporta, come sapete tutti, numerosi cambiamenti anatomici e funzionali dell'organismo, modifica la composizione del corpo, riducendo per esempio il contenuto di acqua corporea, modifica, come vedremo, l'apparato osseo, le articolazioni, i muscoli, riduce la coordinazione neuromuscolare. Riduce la rapidità dei movimenti, riduce la funzionalità del sistema nervoso, induce modifiche sia strutturali ma soprattutto funzionali importanti nell'apparato cardiocircolatorio, respiratorio, gastroenterico, riduce la capacità visiva e uditiva e riduce l'appetito. È un concetto noto a tutti, evidente a ognuno di noi, che invecchiamo tutti, ma non allo stesso modo. La popolazione sopra i 50 anni in realtà non è affatto una popolazione omogenea. Esistono fra individuo e individuo evidenti variazioni significative nello stato di salute, nelle capacità funzionali. Certamente i progressi nella medicina, nelle condizioni socio-economiche, nella nutrizione hanno negli ultimi decenni prolungato di molto la vita media, ma sappiamo quanto nella nostra società
le condizioni socio-economiche siano variabili e non certo uguali, con un forte impatto sulla vita media e sulla qualità della vita. Ma individualmente, per assicurare buone condizioni generali di salute e un invecchiamento cosiddetto di successo, sono importantissime le nostre spinte motivazionali, quelle che abbiamo ognuno di noi dentro di noi e la percezione che noi abbiamo di noi stessi e direi del nostro ruolo nella società. La sedentarietà, sappiamo oggi che causa e concausa di molte severe malattie, un'attività fisica moderata quotidiana può essere di sicuro beneficio alle singole persone e alle comunità. I benefici dell'attività fisica sono evidenti e ci sono molte evidenze scientifiche che sono in aumento sul fatto che l'attività fisica abbia un ruolo fondamentale nella prevenzione e trattamento di numerose malattie, nella prevenzione delle complicanze della sedentarietà, nel mantenimento di un'autonomia funzionale, nel miglioramento della qualità della vita, nella riduzione dei costi sanitari e sociali, ma un dato fondamentale che emerge da tutti questi studi che vengono numerosi alla nostra attenzione è il fatto che i benefici dell'attività fisica sono evidenti in tutte le categorie di età e in tutte le classi di età, dai bambini agli adolescenti, al giovane adulto, all'adulto, agli anziani, siano in salute che fragili, che anche nei grandi anziani, quindi nelle persone in cui un tempo pensavamo che l'attività fisica fosse addirittura dannosa. L'attività fisica ha effetti di prevenzione e previene e ritarda la comparsa di numerose patologie, tra cui quelle elencate qui, che sono tutte patologie età correlate, cioè correlate con l'aumento dell'età e sono le patologie cardiovascolari, le patologie cerebrovascolari, le demenze, gli ictus, le degenerazioni cerebrali, l'ipertensione, l'obesità, il diabete di tipo 2, tutte le complicanze del diabete, l'osteoporosi, le fratture ossee, il decadimento cognitivo, la depressione, le neoplasie soprattutto del colon e della mammella e la disabilità. E i benefici dell'attività fisica sono evidenti anche in coloro che iniziano l'attività fisica in età avanzata. Ma ci sono anche tanti altri effetti che noi non consideriamo, ma sono molto importanti, che sono gli effetti psicologici e sociali. C'è una riduzione dello stato d'ansia e dello stress, una riduzione della depressione, un miglioramento del benessere psicologico generale, della qualità del sonno, delle funzioni cognitive superiori, dell'autostima, ma anche una riduzione dell'isolamento e della solitudine. Certamente il fare attività fisica, soprattutto insieme ad altri, mantiene la rete sociale, mantiene l'autonomia e mantiene le funzioni giornaliere che possono essere misurate. E tutti questi benefici sono evidenti anche in coloro che iniziano l'attività fisica in età avanzata. E questo è un aspetto estremamente importante. Molto brevemente, per non rubare tempo agli altri relatori, ti voglio far vedere quelli che sono i risultati dei più grossi studi che hanno dimostrato effetto benefico dell'attività fisica su alcune malattie importantissime. Il primo studio che mi è venuto in mente è questo studio pubblicato su una rivista prestigiosa nel 2002 che considerava più di 3.000 persone non diabetiche ma a rischio di diabete e confrontavano tre interventi, nessuno, cioè il placebo, un farmaco antidiabetico, la metformina e un programma di modifica degli stili di vita, alimentazione e attività fisica. Quindi queste 3.000 persone sono state divise in tre gruppi. Non si faceva niente in un gruppo, si utilizzava metformina in un altro gruppo e solo alimentazione e attività fisica in un altro gruppo. Ebbene, a distanza di 4 anni, su questa popolazione sana ma a rischio, la percentuale di soggetti divenuti diabetici è stata dell'11% nei soggetti in cui non si faceva nulla, del 7% nei soggetti trattati con il farmaco e addirittura del 4%, quindi molto pochi,
per i soggetti sottoposti a interventi sugli stili di vita. Quindi l'incidenza del diabete è stata ridotta del 58% solo attraverso la modifica degli stili di vita, contro il 31% ottenuto con un farmaco o con niente. E questo studio, fra l'altro, è stato prolungato fino a 15 anni e gli effetti benefici dello stile di vita sono stati anche migliori sulla stessa popolazione studiata 15 anni dopo l'inizio dello studio, e questo è un risultato estremamente significativo. Altro dato significativo che voglio mostrare è il beneficio dell'attività fisica nella prevenzione e nel trattamento della cardiopatia ischemica, quindi della malattia. Noi sappiamo che l'obesità, l'ipertensione arteriosa, la riduzione dell'attività fisica, quindi la sedentarietà, il diabete e l'aumento dei lipidi nel sangue comportano un aumento della mortalità, sia cardiovascolare che per tutte le cause. E la regolare attività fisica riduce ognuno di questi fattori e alla fine ci dà degli effetti benefici nella riduzione della mortalità, sia cardiovascolari che per tutte le cause. E qui a destra sono elencati i motivi, non li voglio trattare ovviamente tutti, ma solo per dire che le motivazioni perché questo avvenga sono molte e a molti livelli, a livello del sistema nervoso autonomo, a livello della produzione di sostanze protettive per i vasi, alla riduzione di sostanze che invece danneggiano i vasi e provocano la formazione di trombi. Altro aspetto importantissimo, nel 2000 ci si faceva questa domanda: ma l'attività fisica previene il cancro? La risposta c'è, è arrivata la stessa rivista nel 2016 in un lavoro, anzi una meta-analisi, cioè uno studio che raggruppa tutti i lavori che sono stati prodotti in letteratura fino a quel momento sull'attività preventiva dell'attività fisica sul rischio di carcinoma della mammella, del colon, del diabete, della cardiopatia ischemica, quindi l'infarto e dell'ictus, ci fa vedere questo risultato, che un'attività fisica moderata ma continua, nel corso degli anni riduce il rischio relativo di tutte queste malattie, dello stroke, quindi l'ictus, l'infarto, il diabete, ma anche il cancro alla mammella, il cancro del colon, soltanto per il fatto che viene perseguita sistematicamente. Ultima cosa che vi voglio dire, ed è importante per i temi che tratteremo, è il fatto che l'esercizio fisico previene le cadute nelle persone anziane, che è un argomento estremamente importante, perché il rischio di caduta e di frattura è molto elevato nei soggetti di età superiore ai 65 anni. La probabilità di cadere aumenta in coloro che hanno già avuto cadute, quindi chi è caduto ha un grosso rischio per cadere ancora, soprattutto nei soggetti che sono nelle case di riposo e negli ospedali e nei soggetti che hanno fattori di rischio. Questo studio, questa revisione critica molto recente del 2019, prende in esame più di 100 studi clinici randomizzati con oltre 20.000 partecipanti, e valutando gli effetti di qualsiasi forma di esercizio fisico nell'età maggiore di 60 anni. Ebbene, l'esercizio fisico riduce il rischio di caduta e i programmi di esercizio fisico riducono le cadute soprattutto quando vertono su esercizi di equilibrio funzionali e di resistenza, e questo è un dato estremamente importante. Due per dire che in realtà, ma come fa l'esercizio fisico ad essere così benefico in settori così diversi? La risposta potrebbe essere data dal fatto che emerge una infiammazione cosiddetta a basso grado come un elemento patogenetico comune a tante malattie, che vanno dal cancro al diabete, alle malattie autoimmunitarie, allo scompenso cardiaco, all'invecchiamento e all'aterosclerosi, attraverso vari meccanismi che qui vi elenco ma che non commento. Come a dire, c'è una via, una serie di vie comuni a tutte queste malattie, per cui l'attività fisica previene e riduce gli effetti cellulari gli effetti sui tessuti, sui nostri tessuti. E adesso andiamo per concludere, sul pratico.
Questi sono diciamo, i consigli che l'Istituto Superiore di Sanità attraverso il progetto Cuore dà a tutti. Perché se mi si chiede, ma allora, ma che tipo di attività fisica? E in 2 minuti concludo. Questo documento lo potete scaricare tranquillamente su internet e vedete a destra i riferimenti. Svolgere attività fisica è importante, non è necessario svolgere attività intense. Uno sforzo moderato ma regolare è efficace, non c'è bisogno di essere atleti, basta sfruttare l'opportunità della vita quotidiana. Per esempio, scendere dall'autobus 2 fermate prima, fare una passeggiata, fare le scale a piedi invece di prendere l'ascensore. E tutte le attività che si fanno a casa, al lavoro, al tempo libero, ci fanno star meglio per diminuire il rischio cardiovascolare. È però preferibile per chi lo può fare effettuare delle attività ripetitive, per esempio camminare, correre, andare in bicicletta, nuotare e ballare, anche questo. Per ridurre il rischio di malattia cardiovascolare, però, si consiglia di svolgere un'attività regolare moderata, per esempio camminare per almeno 30 minuti al giorno per 5 giorni alla settimana. Oltre a questo, si ricorda che non è mai troppo tardi per cominciare a muoversi e non c'è nemmeno un livello minimo per avere benefici, perché un po' di attività, anche minima, anche nei più anziani, è meglio di niente e i benefici cominciano non appena si inizia ad essere attivi. Quindi esercizio fisico certamente sì, ma dobbiamo fare attenzione ovviamente, soprattutto se andiamo a proporlo a persone che hanno patologie o persone anziane, perché noi dobbiamo fare attenzione alla frequenza dell'attività fisica, all'intensità dell'attività fisica, al tipo di attività fisica, al tempo nell'arco della giornata o nell'arco della settimana e ovviamente anche all'allenamento, alla progressione, tutti aspetti che vanno attentamente valutati prima di prescrivere a qualcuno attività fisica, perché bisogna fare ovviamente una visione generale della persona a cui si prescrive, perché attività fisica troppo intensa può essere nociva. I tipi di esercizio che si propongono sono quelli aerobici, che aumentano la frequenza respiratoria e cardiaca, quali la camminata a passo veloce, la corsa, il nuoto, la bicicletta, ma sono importanti anche gli esercizi che, ce lo diranno i nostri relatori, potenziano la forza muscolare, per esempio l'utilizzo di una forza contro resistenza. Importantissimi, soprattutto nell'anziano, gli esercizi di equilibrio che prevengono le cadute, si trovano su internet, è facile trovare dei schemi molto facilmente applicabili. E gli esercizi di flessibilità che mantengono l'elasticità articolare. Concludo, sperando di non aver sforato i tempi, con il fatto che l'attività fisica è efficace a tutte le età, che è necessario per noi identificare e superare le barriere psicologiche per favorire l'attività fisica. È importantissimo identificare degli obiettivi individualizzati, cioè a ciascuno di noi il suo tipo di attività, che può essere anche incrementato con l'allenamento. Bisogna anche ottenere il supporto dei familiari e dei conviventi, che spesso sono scettici sull'utilità di queste misure, e è importante, come vi ho detto, la valutazione individualizzata della persona, in caso ci siano limitazioni fisiche. E ci siano molte malattie oppure limitazioni e malattie. E vi ringrazio per l'attenzione. A questo punto, se io direi di lasciare 10 minuti di discussione, se sono di più, tanto meglio, alla fine di tutte le relazioni, introdurrei con piacere il dottor Andrea Lorusso della medicina preventiva della unità sanitaria locale numero 3 Serenissima di Venezia, che ringrazio per il suo intervento sull'inquadramento delle problematiche cliniche e socioassistenziali dell'anziano fragile ma ancora abile al lavoro. Se ci sei, Andrea. Tanto saluto tutti, ringrazio l'Università di Udine e il professor Cavarampio per avermi invitato a questo convegno. Ecco, il mio intervento si articola su quattro punti, per cui il primo punto,
vi racconta di questo passaggio da medicina preventiva a un modello di medicina predittiva applicata alla comunità. Il secondo punto, è la salute degli operatori sanitari senior in relazione all'attivazione persistente dello stress system. Il terzo punto è una carrellata, ovviamente breve, sulla longevità sana e i possibili modelli di intervento. L'ultimo punto sono le proposte per ridurre lo stress correlato alla recente pandemia da virus, SARS-CoV-2. Allora, diciamo che a partire dall'applicazione della 626 del testo unico, dell'ultimo, del decreto 81 del 2008, e con l'introduzione della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e della prevenzione dei rischi stessi, alcuni rischi si sono praticamente azzerati all'interno dei nostri ospedali, tipo i gas anestetici, i farmaci chemioterapici antiblastici, i composti chimici volatili. Altri rischi hanno avuto una significativa riduzione, radiazioni ionizzanti, movimentazione manuale di carichi, proprio perché il progresso, diciamo, tecnologico degli strumenti diagnostici e l'ausiliazione della movimentazione manuale hanno portato a questa significativa riduzione del rischio. Un rischio residuo permane, per lo stress lavoro correlato e per, il rischio biologico. Ecco che allora la medicina preventiva diciamo, si è occupata storicamente di fronteggiare, quelle che sono, diciamo, la cronicità, la sfida alla cronicità, cioè tutte quelle patologie che sono poi le patologie cronico-degenerative, che sono le principali cause di morte in Italia e nei paesi occidentali. Per cui, cosa abbiamo fatto? Abbiamo prestato dei corsi di addestramento per gli operatori sanitari che effettuano la movimentazione manuale dei pazienti, il counseling nutrizionale, e la somministrazione di questionari che andavano a intercettare le problematiche dell'igiene del sonno, la valutazione di tutti gli indici di rischio cardiovascolare e i corsi antifumo. Però, se dovessimo fare una valutazione nel corso del tempo di questi interventi, dobbiamo dire che, i risultati sono stati, inferiori, alle attese. Questo, anche, diciamo, analizzando questi risultati, soprattutto gli aspetti metodologici con cui sono stati, appunto, portati avanti questi interventi, alla luce anche di, modelli, di teorie, sulla base della motivazione, sulla base della resistenza al cambiamento, oppure su modelli di pianificazione alternativi, come per esempio quelli di Procell Procide di Green e Reuter. Di fatto, noi ci siamo trovati poi, durante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, a fare i conti con una serie di disturbi che potremmo definire vaghi da specifici, ma molto, molto, molto frequenti, che sono disturbi digestivi, ansia, disturbi del sonno, agie polidistrettuali, astenia persistente, che poi, nel loro perdurare, possono sfociare in patologie vere e proprie, quindi dalle intolleranze, la depressione melanconica, quadri di fibromialgia, patologie autoimmuni, in particolare quelle tiroidea, e la sindrome metabolica. Pertanto, questa nostra osservazione, ci ha portato a pensare di una necessità di una prospettiva diversa per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. E nel frattempo poi è cambiata anche la definizione di salute, perché da stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, si è passati recentemente alla capacità di adattarsi e autogestirsi. Per cui la necessità, questo nuovo concetto di salute, ci impone anche di avere degli strumenti di misurazione di questa capacità di adattarsi e di gestire se stessi. I medici, di famiglia, in particolare questa è la proposta del segretario generale della FIMS, ha proposto proprio che le cure primarie diventino cure dell'accompagnamento, proprio per andare a intercettare e a, diciamo, facilitare questa tensione proattiva dei pazienti, incoraggiare anche processi salutogenici per lo sviluppo e il mantenimento della loro salute. Allora, così i medici di famiglia e i servizi di medicina preventiva ospedaliera, come si sono organizzati per fronteggiare questa nuova dimensione della salute? Che strumenti si sono dati per affrontare, per esempio, lo stress lavoro correlato in maniera non formale? Ecco.
oppure le patologie legate all'invecchiamento degli operatori senior, quali appunto la sindrome metabolica, l'obesità osteosarcopenica, la depressione melanconica e l'ipogonadismo età correlato. Anche per noi sarebbe ipotizzabile passare appunto da un modello di medicina preventiva a un microteam di medicina predittiva, proprio per estendere il concetto di medicina predittiva, che storicamente è un concetto di medicina personalizzata, però estenderlo a gruppi omogenei di lavoratori esposti al rischio professionale. E quali sono questi strumenti che ci si può dare proprio per portare avanti questo programma di medicina predittiva? Sono per esempio quella di estendere la sorveglianza sanitaria, come si fa normalmente, estenderla ad altri accertamenti e ad altre valutazioni strumentali, che possono comprendere appunto la valutazione del sistema nervoso autonomo, e dopo ne parleremo in maniera più dettagliata, la valutazione della composizione corporea attraverso la tecnica bioimpedanzometrica, e poi così anche gli indici di glicazione, di inflammaging, gli indici di metilazione, di endocrinosenescenza. Ecco, questo è così importante, una valutazione per esempio appunto delle DEA, del cortisolo, del testosterone, delle SHBG e tutti gli ormoni anabolici e sessuali che appunto possono andare a fare la fotografia del nostro lavoratore, ancorché senior. E poi vabbè, gli indici metabolici, colesterolemia e trigliceridemia. Tutte queste iniziative hanno anche un costo, però ripeto, noi siamo riusciti in parte ad accedere alla riduzione del premio INAIL, per cui parte di queste attività sono state finanziate proprio dalla riduzione del premio INAIL. A titolo di esempio vi ho riportato il modello T23 per le attività previste per l'anno 2020 ai fini del beneficio. Ecco, per cui alla fine è pensabile un modello di medicina predittiva in cui abbiamo un micro team di specialisti, ce ne sono qua, li ho nominati, ma è un elenco chiaramente che può essere implementato con altre specialità. Ci sono figure mediche, ci sono figure non mediche, ci sono degli spazi e degli strumenti dedicati, e per far questo si era ipotizzato che le regioni potessero attivare dei master in cui si vanno a creare dei percorsi formativi proprio per questi micro team di medicina predittiva nelle varie ASL, in maniera tale da ovviamente uniformare gli obiettivi e le competenze dei singoli specialisti. Allora, secondo punto. L'ipotesi è che questa sintomatologia prevalente che vi ho fatto vedere nelle slide precedenti possa essere dovuta a qualcosa di diverso, non sono sintomi riconducibili fin da subito a categorie nosologiche ben precise, ma nell'ipotesi che questa sintomatologia fosse dovuta a un'attivazione persistente dello stress system, soprattutto nei soggetti senior, abbiamo voluto provare a somministrare un questionario dei sintomi vaghi e specifici a un gruppo casuale di soggetti che frequentavano un corso di addestramento per chi faceva appunto la movimentazione manuale di carichi, corsi che organizziamo noi fra l'altro. Ecco, per cui abbiamo sottoposto questo questionario a 97 lavoratori. Il questionario comprendeva due domande del questionario dei MUS, così definiti da questo articolo che è comparso ancora nel 1991 sul British Medical Journal. Cosa sono questi MUS? Sono appunto sintomi vaghi e specifici, non sono spiegabili clinicamente e non sono riconducibili a entità nosologiche ben precise, però voglio dire, dalle statistiche in nostro possesso intervengono, diciamo, nella misura di un quinto fra tutti gli interventi dei medici del Regno Unito. Questo è il questionario ridotto che abbiamo dato ai soggetti. Questi sono i corsi che noi facciamo per l'addestramento dei lavoratori che effettuano movimentazione manuale di carichi. I corsi vengono tenuti da personal trainer laureati in scienze motorie esterni. E questi sono i risultati. Abbiamo visto che
persone apparentemente sane di entrambi i sessi dichiaravano di avere appunto di soffrire nel 36% di insonnia, per esempio per quanto riguarda i maschi, e il 22% per quanto riguarda le femmine, di stanchezza e insonnia. Questo è un dato importante perché, ripeto, si tratta di un gruppo casuale di persone sane al lavoro, senza patologie apparenti. Per cui questo dato qui ci ha sicuramente indotto ad approfondire la questione e abbiamo organizzato un altro studio su un gruppo più ristretto di soggetti che invece avevano superato appunto i 50 anni e che erano esposti al rischio di lavoro notturno. Allora, in questo caso abbiamo utilizzato uno strumento per la valutazione della variabilità della frequenza cardiaca. La variabilità della frequenza cardiaca rappresenta ci consente di valutare il bilanciamento fra il sistema nervoso simpatico e parasimpatico. In due parole, la frequenza cardiaca, maggiore è la variabilità della frequenza cardiaca, maggiore è la capacità del nostro sistema autonomico di far fronte alle variazioni ambientali, di far fronte e di fronteggiare gli stressor. E per cui una maggiore variabilità della frequenza cardiaca si associa a una condizione di buona salute. Gli indici rilevabili, lo strumento che abbiamo utilizzato è un fotopretismografo digitale, la cui lettura e la cui interpretazione dei risultati è stata pubblicata dalla Task Force della Società Europea di Cardiologia e della Società Americana di Elettrofisiologia. Quali sono gli indici? Gli indici sono l'SDNN, che è un indice clinico dell'HRV, e questo è molto importante, è l'RMSD, cioè è un indice di misurazione dell'attività del nervo vago. Il nervo vago con le sue, con la sua attività inibitoria mediata dall'acetilcolina. L'altro indice è l'onda di Meyer. L'onda di Meyer è molto cara a chi fa agli sportivi, elite, quelli che fanno sport ad alti livelli, è proprio un indice di equilibrio autonomico. Quando c'è l'onda di Meyer vuol dire che c'è un perfetto equilibrio fra sistema simpatico e parasimpatico. Le VLF invece sono, un rumore di fondo, chiamiamolo, appartengono sempre al dominio delle frequenze del sistema nervoso simpatico, ma rappresentano un po' un difetto, una comunicazione non ottimale fra l'amigdala e la corteccia prefrontale. Rappresentano praticamente il nostro stato di costante eccitazione e attivazione della corteccia prefrontale. Questi sono i risultati, vedete che ci sono praticamente la metà del gruppo allo studio ha dimostrato un'alterazione dei due indici e in particolare, vi faccio vedere, l'onda di Meyer, l'onda THM, nei maschi era assente nel 62,6%. C'è da dire che i maschi erano principalmente medici e avevano un'età media più elevata, per cui noi sappiamo che con aumentare dell'età l'onda di Meyer tende a ridursi. Questi sono i dati dei sintomi correlati agli indici alterati, e qui il dato parla da solo perché abbiamo comunque che la stragrande maggioranza del campione analizzato rileva le alterazioni degli indici e la presenza dei disturbi. Ora, in rapida sequenza, questi sono è l'output dello strumento. Questo, per esempio, è un cardiochirurgo di 43 anni. Noi qui abbiamo a sinistra, appunto, ci sono gli indici, l'SDNN e l'RMSD, che sono appunto espressione della variabilità della frequenza cardiaca e del riflesso vagale inibitorio. In alto abbiamo la suddivisione nel dominio delle frequenze del sistema nervoso simpatico, parasimpatico e della corteccia prefrontale. A seguito del biofilm, per cui noi cosa facciamo? Analizziamo 300 battiti cardiaci, per cui il test dura 5 minuti, dopodiché si procede con un test cioè un esercizio di biofeedback respiratorio che dura altri 5 minuti. E in questo caso l'esercizio, per esempio, ha portato alla comparsa dell'onda di Meyer che in precedenza, vedete, mancava.
Questo è il biofeedback respiratorio, la schermata del biofeedback respiratorio. Praticamente il soggetto deve seguire quella pallina che si vede sulla destra e in questo caso viene scelto una modalità di biofeedback personalizzata. In questo caso abbiamo scelto il 525, che è diciamo, il tono vagale, e per 5 minuti, in questo caso, il soggetto deve respirare esattamente come suggerisce lo strumento. In rapida sequenza, alcuni altri casi: infermiera di 57 anni, depressione, affaticamento persistente, difficoltà digestive, aritmia a riposo, risvegli frequenti. Qui abbiamo una situazione compromessa perché praticamente abbiamo una grande attivazione delle VLF e gli indici di variabilità della frequenza cardiaca e del tono vagale inibitorio sono al di sotto del cutoff. Una volta fatta il biofeedback con la modalità 525, invece abbiamo la comparsa dell'onda di Meyer, abbiamo una normalizzazione degli indici, per cui una situazione che ovviamente non è la fotografia della persona. La fotografia della persona la facciamo col test di base, ma questo è la prova di come un esercizio di biofeedback respiratorio può efficacemente, se fatto anche a livello domiciliare, può ovviamente allenare il nostro sistema ad essere più performante. Vado avanti per non. In altre situazioni, abbiamo, per esempio, questo è un operatore sociosanitario, un ex atleta elite, dopo un recente intervento chirurgico. Dalla parte autonomica è normale. È un test normale, però l'analisi della composizione corporea ci mostra una riduzione della massa magra. Questo dovuto all'inattività, per cui una persona sana, ex atleta, per cui diciamo una persona che ancora si allena, pur non a livelli degli anni precedenti, però insomma una persona da considerarsi assolutamente in buona salute, come può incidere un ricovero ospedaliero prolungato sulla massa magra? Vedete? Abbiamo una perdita di massa muscolare e questo è un po' il riassunto generale, e questa riduzione della forza e del numero delle fibre che lo fa, diciamo, classificare già come una situazione di obesità osteosarcopenica. La reazione allo stress, pertanto, si avvale di due asset principali, l'asset cosiddetto ormonale che parte dall'ipotalamo, ipofisi e surrene con appunto il mediatore e il cortisolo, e l'asse invece neurovegetativo che ovviamente riconosce adrenalina e noradrenalina come mediatori. La reazione allo stress è una reazione, sappiamo, queste cose ormai vengono un po' anche così ripetute sui social, insomma, non sono cose nuove, penso neanche per chi mi ascolta, ma comunque. La reazione allo stress acuto sì, è una reazione di tipo ancestrale, che appunto è una reazione combatti o fuggi. Il problema è quando questa reazione allo stress perdura nel tempo, quando lo stimolo stressore ovviamente conduce a una fatica, una stanchezza surrenale con ovviamente livelli di cortisolo che non hanno più un andamento circadiano, cioè alti al mattino e battifase alla sera, ma restano costantemente elevati. Le conseguenze della, diciamo, le risposte dell'organismo allo stress cronico sono un sonno non ristoratore. Ricordatevi un po' gli esempi che abbiamo visto, appunto, dei casi che abbiamo studiato con il PPG, con analisi autonomica: l'aumento della pressione arteriosa, la stanchezza cronica, la perdita di massa muscolare e di osso, l'accumulo di grasso addominale e la resistenza insulinica. Dunque, longevità sana e possibili modelli di intervento. Questa è una carrellata in cui andiamo a vedere quelli che possono essere considerati i Andrea, scusa se mi gerontomoduratori. Sì. intrometto 2 minuti, Oh, grazie. vado alla fine allora. Allora, io passo alla fine perché purtroppo il tempo. Casomai dopo vi lasceremo le. Allora, l'11 marzo,
parliamo dello stress legato all'infezione da SARS-CoV-2. L'11 marzo l'OMS dichiarava ufficialmente la pandemia e fino a quel punto noi negli ospedali avevamo, diciamo, gestito il rischio biologico in maniera abbastanza controllata, nel senso che i virus a trasmissione ematica erano stati debellati o attraverso le misure di prevenzione o attraverso terapie innovative o attraverso la vaccinazione, pensiamo a quella per l'epatite B. Permaneva un alert sulla TBC come malattia emergente, però nel 2003 avevamo già avuto un piccolo assaggio di quello che poteva essere una pandemia che poi non si è verificata. Nel 2003 noi siamo stati formati dalla Regione Veneto, in questo caso, proprio per diventare formatori per quanto riguarda la SARS. Però vedete bene che prima della SARS altre zoonosi di origine selvatica avevano fatto la loro comparsa. Fino dagli anni 50, e ahimè, la loro comparsa si era accompagnata a centinaia di morti anche fra i ricercatori virologi che avevano studiato queste malattie nei contesti là dove si erano sviluppate. Dunque, questi episodi non sono casuali, ma ma dipendono da due crisi planetarie convergenti: da una parte la devastazione ambientale operata dalla nostra specie, e dall'altra la nostra tecnologia e i nostri modelli sociali che contribuiscono a diffonderli in modo ancora più rapido. Purtroppo il bilancio di questa pandemia è molto grave per quanto riguarda il personale sanitario. Ecco, abbiamo 42 infermieri al 24 ottobre deceduti e 183 medici. Questi sono i dati ufficiali, probabilmente. Spero che non siano dati che si dovranno incrementare nel prossimo futuro. Alla luce di questi dati, quali sono le categorie di lavoratori considerati fragili rispetto alla possibilità di incontrare l'infezione da Covid? L'età non, da sola non è un fattore di fragilità, lo diceva anche il professor Garofalo nella sua relazione in un precedente webinar. L'immunodeficienza è una condizione dinamica e difficile da monitorare. Dunque, quali sono gli strumenti, al di là delle circolari regionali che hanno sancito l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria eccezionale per i reparti a rischio Covid da parte della medicina preventiva? Quali sono gli strumenti per poter dare supporto ai lavoratori che sono esposti a condizioni organizzative, relazionali e psicologiche di grande stress? Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità propone di utilizzare strategie individuali di gestione delle difficoltà, stili di vita salutari, concedersi sonno, riposo adeguato, esercizio fisico. Certo che però, ovviamente, in contesti di massiccia domanda assistenziale è anche difficile che emerga in maniera chiara la formulazione di una richiesta d'aiuto e anche lo spazio per mettere in atto queste misure. Ecco, noi abbiamo proposto e stiamo organizzando una collaborazione fra il nostro servizio e la psicologia ospedaliera in 6 presidi ospedalieri della provincia di Venezia, in 6 ospedali della nostra ASL, associando un counseling predittivo, utilizzando il fotopredismografo di cui vi ho fatto vedere prima le caratteristiche, e associandolo a un intervento di defaticamento emotivo in un'ottica di prevenzione personalizzata. Verrà misurata prima e dopo l'intervento la HRV, no, con lo strumento PPG e alcuni indici di performance autonomica verranno valutati perché sono ovviamente da correlarsi a minore, la loro alterazione ovviamente si correla una minore resilienza nei confronti dello stress e dell'infiammazione causata dall'infezione. Per cui somministrazione on-site del questionario, 3 edizioni di 2 ore ciascuna con tecniche di immagini, rilassamento e di mindfulness operati dalla medicina, dalla psicologia ospedaliera, e una rivalutazione autonomica sempre con lo strumento PPG con un biofeedback respiratorio individualizzato da praticare a domicilio per 10 minuti al giorno. Sappiamo, e questa è veramente l'ultima diapositiva, sappiamo che il nervo vago esercita un'attività inibitoria nei confronti delle citochine proinfiammatorie. Sappiamo che l'aggravamento della polmonite da virus SARS-CoV-2 è causata da una risposta immunitaria
esagerata, mediata da interleuchine quali l'interleuchina 6 e il TNF-alfa, che ovviamente trasformano una polmonite in una malattia sistemica e ovviamente ne aumentano la gravità. Per cui diciamo, arrivando alle conclusioni, noi ovviamente non sappiamo qual è ancora, non è dato di sapere per quanto tempo questa o altre future pandemie metteranno a dura prova le nostre strutture sanitarie. La sorveglianza sanitaria non può rappresentare un mero adempimento formale, cioè non è che possiamo fare le visite solo perché ce lo dice la legge, dobbiamo attrezzare i servizi di medicina preventiva per rappresentare un valido supporto per i lavoratori utilizzando tutti gli strumenti che oggi la ricerca in campo biomedico ci mette a disposizione. Per cui la capacità del nostro sistema neurovegetativo di adattarsi ai diversi stressor ambientali e le azioni di supporto a livello individuale e collettivo possono veramente delineare una nuova modalità nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolar modo di quelli anziani. Bene, io spero di essere rimasto nei tempi, vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile ovviamente per le vostre domande. Grazie, grazie dottor Lorusso per questa veramente esaustiva, sento un ritorno di, boh, per questa esaustiva comunicazione. Mi scuso con te per averti richiamato un po' all'ordine, ma Hai perché fatto bene. vorrei, se si può, anche lasciare un piccolo spazio per la discussione, ma anche per le domande da parte dell'uditorio. Che possono essere inviate nella chat se qualcuno di voi avesse qualche quesito specifico. Allora, senza ulteriori indugi, passerei il palco, come se ci fosse un palco, al collega Stefano Lazzer dell'Università di Udine, professore di Scienze dello Sport e coordinatore dei corsi di laurea in scienze motorie e magistrale in scienze dello sport dell'Università di Udine, che è un fisiologo esperto e ci parlerà della fisiopatologia del muscolo nell'anziano, la sarcopenia e come attenuare gli effetti. Ciao Bene, buonasera. Grazie, Stefano, grazie. buonasera Alessandro, grazie a tutti, grazie per l'invito a questo bellissimo, bellissimo convegno. Allora, cerco anch'io di condividere lo schermo, vediamo se riusciamo a farlo. Ecco. Ok, vi chiederei solo la cortesia di dirmi se vedete la diapositiva. Perfetto. Sì, a schermo intero. Sì. Ok, non vedete solo la diapositiva a schermo intero. Perfetto, bene. Allora, grazie ancora per l'invito, grazie al professor Cavarape che mi ha invitato questa sera e agli organizzatori di questo bel incontro. Allora, il mio compito è di parlarvi un po' di fisiopatologia del muscolo e di sarcopenia. Allora, perché è così interessante occuparci di persone anziane? Perché fortunatamente ce ne sono sempre di più. Allora, questo è un dato positivo, queste sono le figure rappresentate, fornite dai grafici forniti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dove si vede che un numero di persone over 60, quelli rappresentati in verde e anche over 80 tende ad aumentare nel corso degli anni. Vediamo nel 2017 come queste rappresentino in valore assoluto comunque un numero relativamente importante, poi comunque nel 2030 e la prospettiva nel 2050 è ancora più elevata. E ancora la percentuale nel mondo di persone over 60, vediamo nella lineetta verde in basso, tende ad incrementare in maniera importante, non dico esponenziale, ma insomma la pendenza tende ad aumentare in maniera importante. Vedete la lineetta verde, dal 2010-2050 si passa dal circa 10% di over 60 al 20% nel 2050. E questa cosa è relativamente interessante nel mondo. In Italia le stesse cose, la stessa cosa. Anche qui questi istogrammi mostrano in valore assoluto la popolazione italiana distribuita tra 0,14 in blu, 15,59 in rosso e over
60, quindi 60-79 anni in verde e over 80 in violetto. Vediamo che nel 2017 siamo circa 60 milioni con queste percentuali, poi diciamo, le parti verdi, le parti violette tendono ad aumentare nel 2030 e nel 2050, quindi ancora in valore assoluto aumenterà il numero di soggetti over 60 e si avrà un leggero calo della popolazione dovuto al fatto che diminuiscono, sono un po' diminuite le nascite in questo periodo. Ancora, se vediamo in questa diapositiva, si vede come appunto la in percentuale in Italia il numero di persone over 60 passa dal 2010 intorno al 25% addirittura al 40% nel 2050. Questa è un po' la visione. Quindi, cosa succede? Aumenta la speranza di vita, e questo è un dato estremamente positivo, ma oltre ad aumentare la speranza di vita, dobbiamo far sì che la qualità della vita sia buona. E infatti, da dati epidemiologici si vede che la popolazione globale sta invecchiando rapidamente. Nel mondo si stima che ci saranno circa 2 miliardi di persone con età superiore ai 60 anni nel 2050 e anche in Italia una buona percentuale della popolazione sarà over 60. E quindi dati positivi perché la speranza di vita tende a crescere, però bisogna invecchiare in maniera sana e buona. Allora, perché invece questi dati potrebbero allarmarci? Oppure quali sono le conseguenze che comporta l'invecchiamento? Allora, abbiamo sentito dalle precedenti relazioni una serie di informazioni estremamente utili. Da alcuni dati scientifici emerge che circa il 40% degli over 60 ha difficoltà a compiere le attività nella vita quotidiana, quindi autonomia. Difficoltà a svolgere attività nella vita quotidiana vuol dire anche limitare l'autonomia di queste persone. Il 15-30% degli over 60 ha difficoltà a trasportare oggetti del peso superiore ai 4-5 kg e più del 30% degli over 60 presenta una qualche forma di disabilità fisica. Ma perché succedono tutte queste cose? Perché a mano quindi che una persona invecchia, aumentano le probabilità che essa possa essere soggetta a delle limitazioni motorie e che quindi la sua prestazione fisica possa peggiorare e quindi si riduce l'autonomia di queste persone. Ma perché l'invecchiamento con l'invecchiamento sia un calo della prestazione fisica? Beh, sono mille i fattori che intervengono. In questo caso, uno tra questi è rappresentato dallo stile di vita. Uno stile di vita sedentario rappresenta un fattore determinante la nascita di patologie. Adesso sempre più studi mettono in evidenza come la sedentarietà rappresenti uno dei fattori di rischio per un immenso numero di patologie. Proprio noi, l'uomo, non è fatto per stare seduto, eppure tutte le condizioni lavorative, sociali, eccetera, ci condizionano a rimanere sedute, ma l'uomo non è una persona, non è un individuo per fatto costruito, formato per stare fermo. E purtroppo le condizioni di vita attuali ci impongono quasi uno stile di vita sedentario ed è per questo che nascono mille patologie. Poi, con il passare degli anni, si ha il fatto naturale di incorrere in patologie e allettamenti vari può indurre un peggioramento della nostra condizione, della nostra salute. In più abbiamo anche fattori biologici. Con l'invecchiamento ovviamente si ha dei fattori che intervengono dal punto di vista nervoso, a livello cellulare, eccetera. Per tutti questi meccanismi perdono un po' di efficienza. Non entriamo nel dettaglio di queste figure non bellissime. E poi anche fattori psicosociali. Cosa vuol dire fattori psicosociali? Con l'invecchiamento si tende anche all'isolamento, non ne parliamo adesso in questo periodo di pandemia, ma insomma in condizioni normali anche le persone anziane magari si isolano negli appartamenti, rimangono un po' da sole, quindi rimangono meno motivate. Diciamo che la motivazione ad uscire, a muoversi, si riduce, quindi l'isolamento può influire anche sullo stile di vita, ma non solo sullo stile di vita fisico, ma anche sulle capacità cognitive di queste persone.
Quindi l'insieme di tutti questi fattori, uno stile di vita, i fattori biologici, i fattori psicosociali, vanno ad intervenire sulle caratteristiche del fisico di queste persone, sia a livello muscolare, a livello osseo, ma anche vanno ad influire sull'aspetto cognitivo. E l'insieme di tutti questi fattori può indurre ad un peggioramento delle capacità fisiche, passando dal baldo giovane sempre sprintoso alla persona anziana che ha difficoltà nel realizzare proprio le attività della vita quotidiana. In particolar modo ci concentriamo per la mia relazione sulle caratteristiche muscolari. Il calo della prestazione fisica legato alle variazioni delle caratteristiche muscolari, quindi del muscolo, può essere dovuto a diversi fattori. Innanzitutto si possono osservare delle alterazioni del tessuto muscolare e quindi a parità lo stesso muscolo, un muscolo può avere delle infiltrazioni di tessuto adiposo che vanno a rendere meno efficace, meno efficiente l'azione del muscolo stesso, e poi si ha una variazione anche della massa muscolare denominata con il nome di sarcopenia, appunto. Andiamo a vedere questa fotografia. Questa immagine rappresenta tre immagini, tre sezioni trasverse della coscia. Allora, vediamo che ad esempio la figura, la prima a sinistra, rappresenta una sezione trasversa a livello della coscia, dove abbiamo i muscoli quadricipite e bicipite femorale, insomma una serie di muscoli che sono a livello della coscia. Quel pallino bianco che vedete al centro circondato di nero e rappresenta il femore, e mentre la parte bianca che circonda questa fotografia rappresenta il tessuto adiposo sottocutaneo. Praticamente è il tessuto adiposo immediatamente al di sotto della pelle. E le vediamo tre sezioni trasverse di tre cosce diverse, di personaggi diversi. Vedete che quella in centro presenta una parte bianca che è molto maggiore rispetto alle altre due, parte bianca che si insinua anche tra i vari muscoletti. E invece quella a destra, l'estrema destra, la figura E, rappresenta sempre un muscolo che però presenta una parte bianca che risulta essere meno introdotta all'interno del muscolo stesso. E infatti si può osservare come la figura C rappresenta l'immagine di una sezione trasversa della coscia di un soggetto di 24 anni, di 76 kg, che ha una massa grassa di 10 kg e una massa magra invece di 57 kg. Invece la figura al centro e quella a destra rappresentano la sezione trasversa di due cosce, quella in centro di un soggetto di 66 anni, anche a destra 66 anni, una massa, un peso corporeo circa lo stesso, 81 kg al centro e 79 kg a destra, però quello al centro ha una massa grassa di 57 kg, una massa magra di 13 kg, cosa diversa per quello alla destra, che invece presenta una massa grassa di 34 e una massa magra di 36 kg. Cosa fa la differenza di composizione? Oltre alla differenza di composizione corporea, vediamo sotto in rosso che è indicato che quello in mezzo fa un'attività fisica di 3140 passi, circa 22 minuti di attività fisica al giorno. Quello a destra, 130 minuti di attività fisica al giorno, con 3 metri, ma insomma lasciamo perdere quindi si muovono, quello di destra, a parità di anni, si muove un po' di più e l'attività fisica sembra avere influenza sulle caratteristiche muscolari. Quindi il muscolo rimane più libero da questo insidiarsi di tessuto adiposo intramuscolare. E ancora, in questo grafico vediamo come nell'asse delle Y si è indicato la percentuale di area delle cosce dove il tessuto adiposo intramuscolare e il tessuto connettivo è messo in relazione all'attività fisica praticata dai soggetti. Si vede i triangoli rappresentano le donne, i quadratini i maschietti, e si vede comunque indipendentemente da maschi e femmine come le due linee tendano verso il basso. Cosa vuol dire questo? Che la quantità di tessuto adiposo intramuscolare e la quantità risulti essere inversamente proporzionale all'attività fisica praticata da queste persone. Cosa vuol dire? Più mi muovo, meno tessuto adiposo intramuscolare, più efficiente è il mio muscoletto, perché il tessuto adiposo intramuscolare
porta con sé alcune sostanze che vanno a rendere il tessuto muscolare meno efficiente. Quindi a ridursi la massa muscolare, questa massa muscolare diventa meno efficiente. E questo può essere calmierato, diciamo, con la pratica di un'attività fisica. Ancora, che cos'è allora? Quindi, qualità del muscolo più scarsa nelle persone che risultano essere meno attive. E poi il fenomeno della riduzione della massa muscolare con gli anni, che viene detta sarcopenia. Qui abbiamo il nostro bicipite con le nostre fibre muscolari, le nostre fibre che vengono, diciamo, distrutte con l'invecchiamento, processo classico, normale, naturale, che però in qualche modo, quindi queste fibre devono essere ricostituite, queste proteine devono essere risintetizzate, devono essere rimesse in vita in qualche modo. E questo, se non viene fatto con qualche strumento come l'attività fisica, porta ad una inevitabile riduzione della massa muscolare. Quindi riduzione della massa muscolare, riduzione del tessuto adiposo e quindi riduzione delle capacità del soggetto di fare movimento. Cosa succede nell'uomo e nella donna? C'è qualche differenza tra uomo e donna? Certo che c'è. I maschi, l'uomo, la vediamo in questo grafico, la massa muscolare in chilogrammi. Vi chiedo la cortesia se mi date un feedback e mi sentite, per favore. Sì, la sentiamo. Perfetto, grazie mille, perché mi era apparso un segnale qua. Ok, allora, c'è una differenza tra i maschietti e le femminucce, perché in condizioni normali di uomo e donna normale, di caratteristiche fisiche, composizione corporea normali, senza andare a vedere patologie particolari, in condizioni normalissime, l'uomo presenta una massa muscolare maggiore rispetto alla donna, queste per condizioni fisiologiche ben note. In particolare, vedete, oltre ad avere una massa muscolare maggiore nell'uomo rispetto alla donna, si può osservare come anche però ci sia una distribuzione di massa muscolare tra la parte inferiore e la parte superiore del nostro corpo. Infatti l'istogramma nero, la parte nera, il quadratino nero dell'istogramma, rappresenta la quantità di muscolo presente nella parte bassa del nostro corpo, cioè ovvero nelle gambe. Il quadratino grigio invece rappresenta la quantità di muscolo presente nella parte alta, ovvero tronco e braccia. Si osserva come la quantità di muscolo presente a livello delle gambe sia circa il 60% mediamente negli uomini e nelle donne rispetto al 40% che è quello rappresentato nella parte superiore. Quindi una buona percentuale, una maggior percentuale di muscolo a livello degli arti inferiori. Ma perché? Perché negli arti inferiori, voglia o no, se uno si muove un pochino, questi muscoli risultano essere sempre allenati, meno rispetto agli arti superiori, i quali fanno dei gesti un pochino meno allenanti. Cosa succede poi con l'avanzare dell'età? In questo grafico osserviamo come varia la massa muscolare in funzione dell'età, da 20, 15, 25, 40, 60 fino a 85 anni. La linea superiore, i pallini bianchi rappresentano i maschietti, la linea inferiore, la curva inferiore, i pallini neri rappresentano le femminucce. Si osserva come i maschietti sono più fortunati perché hanno una massa muscolare maggiore, però la pendenza di diminuzione in funzione dell'età è simile, uguale per entrambi i sessi. In particolare si osserva che dopo i 50 anni si ha una riduzione inesorabile di circa l'1-2% in condizioni naturali normali di massa muscolare ogni anno. In più, cosa succede? Prima avevamo detto che avevamo più muscolo a livello degli arti inferiori. Se questi pallini neri rappresentano il muscolo a livello degli arti inferiori, i pallini bianchi, il muscolo a livello degli arti superiori, tronco e arti superiori, si osserva come la pendenza della retta, quella sopra, tende a essere molto più importante rispetto alla pendenza della retta che sta sotto. Cosa vuol dire? Che col passare degli anni la massa muscolare a livello degli arti inferiori tende a diminuire con, diciamo, una percentuale maggiore rispetto a quella degli arti superiori del tronco. Sia nell'uomo, in questo caso si tratta di uomo, un grafico riferito agli uomini, ma sia anche nelle donne, stessa cosa. Vedete la curva, la retta
superiore ha una pendenza maggiore rispetto alla rete inferiore, vuol dire che perdiamo più massa, più facilmente massa muscolare a livello degli arti inferiori rispetto a quella degli arti superiori. Ma allora cosa succede? Succede che con gli anni si ha un calo della prestazione fisica che dipende da molti fattori. Uno tra questi è la sarcopenia, ovvero riduzione della massa muscolare. Questa sarcopenia colpisce soprattutto maggiormente i muscoli antigravitari, ovvero gli arti inferiori, sia nella donna sia nell'uomo. E questa cosa succede, e succede inoltre che dopo i 50 anni si perde circa l'1-2% di massa muscolare ogni anno, se non si fanno un po' di contromisure. Ma cosa vuol dire calo della prestazione motoria, calo della massa muscolare? Dal punto di vista fisico, diciamo che nel nostro organismo possiamo avere due cose. Una, la forza muscolare, che è la capacità che esercitano questi muscoletti nel spostare, nel muoversi, quindi nel spostare un oggetto, e due è la velocità di contrazione di questi muscoletti, cioè come si contraggono questi muscoli. Quindi l'azione che esercitano questi muscoli è di forza, ma anche di velocità di contrazione, come si muovono questi muscoli. L'insieme di queste azioni possono essere rappresentati in questo grafico, in cui abbiamo la forza muscolare che varia, queste due linee blu, in funzione dell'età. Abbiamo una soglia di bassa prestazione motoria, una soglia di disabilità, e vediamo come nell'arco degli anni, nell'arco della vita, queste curve raggiungono un picco nella giovinezza, poi tendono a mantenersi o ridursi nella fase adulta e a diminuire in maniera importante nella senescenza, e raggiungere il livello di soglia di bassa prestazione e poi più avanti anche la soglia della disabilità. E questa, diciamo, area grigia che vediamo qui rappresenta un po' la variabilità che c'è tra i soggetti più o meno attivi principalmente. Quindi l'obiettivo nostro è quello di ritardare il più possibile, spostare più a destra possibile questa nostra curva, diciamo tenerla sempre più verso l'alto. Prodotto, abbiamo la prestazione, cioè la contrazione muscolare dipende dalla forza del muscolo ma anche da come si contrae. Prodotto della forza per la velocità di contrazione, la potenza muscolare, e questo fenomeno qua, questo fattore potenza muscolare, è determinante nelle prestazioni fisiche di una persona, perché sì, il nostro corpo perde massa muscolare, perde forza muscolare, si riduce la velocità di contrazione legata alla trasmissione nervosa nel nostro organismo, riduzione di tutti questi fattori dà una riduzione della potenza muscolare. Ma perché è determinante la potenza muscolare? Perché la riduzione di potenza muscolare ha un effetto maggiore rispetto alla riduzione della forza e basta. E perché ha un effetto maggiore nella vita di queste persone anziane? Perché la potenza dei nostri muscoli rappresenta una delle misure predittive più affidabili per definire lo stato fisico di una persona, lo stato delle capacità funzionali di una persona. Ma perché? Perché semplicemente la potenza dei nostri muscoli, cioè la capacità di esprimere la forza velocemente, è quella che ci consente ogni giorno di essere indipendenti, ovvero salire le scale, alzarsi da una sedia, raggiungere l'autobus che ci scappa, oppure fare tutti quei gesti che ci consentono di essere autonomi. Allora, una delle conseguenze più importanti della sarcopenia è quella di ridurre la prestazione motoria. No, hai 2 minuti. Va bene. Non solo si perde la massa muscolare, ma si perde la forza. E massa muscolare, forza e velocità. E dopo anche di potenza muscolare. Allora, negli ultimi 2 minuti li dedico non a dirvi il tipo di attività fisica da fare, perché è quella che abbiamo sentito anche dal professor Cavarape e da altri che si leggono in tutti i giornali, ma un qualcosa di originale che abbiamo proposto ad un gruppo di anziani che ha partecipato in un nostro studio, dove abbiamo confrontato 2 modalità di esercizio, uno realizzato in palestra classico con una pressa e uno realizzato con un altro strumentino che avevamo realizzato, che è una specie di yo-yo. La differenza principale di questo strumento è che consente di realizzare un esercizio in andata e ritorno, quando il soggetto si abbassa e si alza, dove i muscoli risultano essere sempre stimolati, la velocità di esecuzione è elevata. E cosa abbiamo osservato in queste 2 modalità di esercizi? Quindi abbiamo avuto questo gruppo di 30 anziani che hanno partecipato allo studio, hanno
realizzato due modalità di allenamento, come vi dicevo, uno con una pressa e uno con un altro strumento, iso inerziale, viene detto, hanno fatto alcuni test di controllo della composizione corporea, della forza e della potenza. Hanno fatto 8 settimane di allenamento e cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in entrambi i gruppi la forza era migliorata. Positivo, messaggio estremamente positivo. Ma soprattutto che la potenza era migliorata in maniera significativamente più elevata nel gruppo che esercitava che svolgeva un esercizio particolare, fatto con i laureati di scienze motorie, fatto con gli esperti, più efficace. La potenza aumentava dell'11% in solo 8 settimane di allenamento. Quindi, 8 settimane di allenamento hanno indotto un aumento della potenza muscolare solamente nel gruppo che si allenava con questo particolare strumento. 8 settimane di allenamento, indipendentemente dalla metodica, inducevano però un miglioramento della forza e questo comunque era un elemento significativo. Ma se ritorniamo a questo grafico, dove mettevamo in evidenza come si raggiunge lo stato della soglia della bassa prestazione in funzione dell'età, l'obiettivo dell'attività fisica fatto da specialisti del movimento è quello di creare questa linea rossa tratteggiata che fa sì che ritardi il raggiungimento della soglia della bassa prestazione motoria, della disabilità, e quindi consentire alle persone di mantenere uno stile di vita e un'indipendenza buona anche nella seconda parte, anche durante la vecchiaia. Quindi l'esercizio permette di ritardare gli effetti avversi dell'invecchiamento, soprattutto dal punto di vista motorio e funzionale, ed è anche possibile limitare gli effetti della sarcopenia, in quanto diversi studi lo dimostrano e anche noi nel nostro piccolo siamo riusciti a dimostrare. Ringrazio per l'attenzione, ringrazio anche i giovani colleghi che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo studio scientifico e grazie a voi per l'attenzione. Grazie Stefano, ti ringrazio per questa bellissima, a mio avviso, comunicazione, questo bel lavoro che ci darebbe anche grossi spunti di riflessione. Allora, è mio piacere, a questo punto introdurre la dottoressa Concetta Sarto, che è dirigente medico della sede di Trieste dell'INAIL e quindi anche un po' padrona di casa, che ci porterà delle esperienze nella relazione invecchiamento e infortuni sul lavoro, incidenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico nei lavoratori anziani. Prego, dottoressa Sarto. Buonasera, ringrazio dell'opportunità. Adesso condivido le mie slide. Abbiamo questi dati che sono già noti da tempo e che quindi c'è un progressivo invecchiamento della popolazione attiva. E vediamo come noi ci siamo occupati dei lavoratori anziani, quindi abbiamo valutato un gruppo di lavoratori di una certa età. Sappiamo e abbiamo già capito da altri professori precedenti come con l'età crescono esperienze e competenze, ma diminuiscono le capacità di riserva funzionale. Quindi anche in questo caso abbiamo diciamo, focalizzato l'attenzione sui lavoratori di età superiore ai 50 anni che possono avere difficoltà di inserimento anche in ambito di contenuti del lavoro, modifiche degli ambienti, eccetera. I nostri dati, innanzitutto abbiamo visto che nel Friuli Venezia Giulia i lavoratori assicurati sono in massima parte compresi nell'intervallo di età dai 50 anni in su. Vediamo come gli ultra cinquantenni sono il 43% dei lavoratori assicurati. Analogamente, in questo medesimo grafico vediamo l'andamento e confermiamo che il picco lo abbiamo sempre nei lavoratori di età superiore ai 50 anni, già dai 49 in su. E andiamo adesso a valutare quelli che sono gli infortuni. Noi abbiamo valutato sia infortuni che malattie professionali. Risparmio le definizioni, ma comunque con infortunio noi valutiamo l'evento acuto in occasione di lavoro, quindi il trauma, l'evento acuto che succede in un turno di lavoro.
Anche in questo caso, anche se successivamente vedremo come le malattie professionali sono quelle che più tipicamente si manifestano nei lavoratori anziani, però analogamente anche per gli infortuni abbiamo fatto questa osservazione, che il 32% degli infortuni interessa i lavoratori ultra cinquantenni. In questo andamento potrebbe trarci in inganno il fatto che c'è questo picco nei ragazzini fino ai 19 anni, questo perché l'INAIL assicura anche gli studenti delle scuole, per cui questo picco in realtà non riguarda lavoratori, se non in minima parte, forse 200 di questi sono lavoratori, ma sono i traumi che intervengono nelle scuole, negli studenti, nelle attività fisiche. E questo andamento ci conferma come anche negli infortuni è più facile che si infortuni appunto il lavoratore anziano. E questo lo spiegheremo magari valutando un po' le tipologie infortunistiche. Vediamo la distribuzione degli infortuni totali nell'ultimo quinquennio, sempre in Friuli, Venezia Giulia, e la maggior parte delle nature delle lesioni è rappresentata da lussazioni, distorsioni, seguono le contusioni ma anche le fratture. La rappresentazione grafica è in questo istogramma, che sempre esclusi gli studentelli, vediamo come comunque aumenta sempre, quindi anche il fenomeno infortunistico è più rappresentato nel lavoratore anziano. Questo si sposa con tutte le osservazioni precedenti, cioè il lavoratore anziano ha meno riserva funzionale, ha un organismo meno elastico, per cui è più facile che vada anche soggetto a quelle che sono le lussazioni, le distorsioni, che sono poi i traumi più rappresentati come la colonnina azzurra. E lo spieghiamo appunto con minore elasticità, maggior rigidità articolare o anche fenomeni di artrosi. In questo caso abbiamo fatto un focus soltanto sull'argomento lussazioni, che tolti sempre gli studenti vediamo essere sempre più rappresentate nelle fasce di età più elevate, e anche se le lesioni da sforzo non erano tra le più rappresentate, però abbiamo visto come proprio queste, pur nella bassa numerosità dei casi, sono molto molto rappresentate nell'età più avanzate, perché il lavoratore anziano, esperienza nostra, va più facilmente incontro a lesioni da sforzo, che sono tipicamente la più classica, è la lombalgia da sforzo, no? I mal di schiena sollevando dei pesi, questo perché agisce l'infortunio è determinato da un organismo che può avere delle patologie preesistenti, come siano l'artrosi, le discopatie, e quindi più facilmente vado incontro da un lato agli infortuni da sforzo, che invece nei più giovani sono poco rappresentati, ma spesso e soprattutto ha una durata di assenza dal lavoro più lunga. Non abbiamo messo questo grafico per non appesantire la presentazione, però è nostra esperienza comune che una lombalgia da sforzo, una brachialgia da sforzo nel lavoratore anziano, che ormai abbiamo definito come essere quello d'età superiore ai 50 anni, e ha una durata di assenza dal lavoro molto maggiore, perché ha necessità di maggiori cure, di maggiore riabilitazione, proprio perché il suo organismo è più fragile. Ma abbiamo visto questo focus sugli infortuni, che, dei quali forse non ci aspettavamo una maggior numerosità nel lavoratore anziano. Per quel che riguarda le malattie professionali, che sono l'altro ambito di tutela dell'INAIL, e sono quelle che vengono causate da una lunga esposizione a sovraccarico. Ci sono tante patologie tabellate, abbiamo visto un aumento delle denunce proprio dopo il 2010, perché nel 2008 c'è stata l'emanazione della nuova tabella delle malattie professionali, che ha inserito tutte quelle a carico dell'apparato osteoarticolare e muscolo scheletrico tendineo, quindi patologie di schiena, spalle, gomiti, polsi e ginocchia. Infatti vediamo che dopo l'emanazione della tabella, mentre in passato forse la sordità da rumore era la malattia professionale più rappresentata,
Ultimamente il 79% delle malattie sono denunciate negli ultra cinquantenni e vediamo come la maggior parte delle patologie denunciate sono quelle a carico dell'apparato muscolo-scheletrico. In Friuli Venezia Giulia vediamo che il 79% delle malattie è denunciato appunto negli ultra cinquantenni, ma questo, come vediamo nella fascia gialla dei dati, è anche evidente, perché se gli infortuni sono poi l'azione di un'energia subitanea, di un trauma che agisce immediatamente o nell'arco di un turno di lavoro, la malattia professionale è frutto di un'usura cronica, di una lunga esposizione ad agenti tecnopatici. In effetti la più lunga permanenza del lavoratore nel mondo del lavoro fa sì che maggiormente si manifestino proprio quelle che sono le malattie da usura osteoarticolare e muscolo-tendinea. Vediamo in questo andamento proprio effettivamente la conferma dei dati e abbiamo questo picco negli ultra 75 anni, che è dato nell'area blu dai tumori professionali e dalle malattie dell'apparato respiratorio e dalle placche pleuriche, che sono segno di esposizione ad amianto. Noi infatti risentiamo anche proprio nel Friuli Venezia Giulia della pregressa esposizione ad amianto con lo sviluppo di tumori professionali nell'età più avanzata, visti i lunghi tempi di latenza. Questo focus riprende i dati che già precedentemente avevamo detto, cioè sulla maggior rappresentazione e sempre sulla crescita maggiore che abbiamo di denunce e di riconoscimenti, questi sono i riconoscimenti, di malattie professionali a carico dell'apparato osteomuscolare. E sembrerebbero, anzi questo numero assoluto del 2019 è in discesa, ma perché risentiamo noi anche da questo punto di vista dell'effetto del Covid, perché siccome i nostri dati sono aggiornati al 30 aprile 2020, ricordiamo che purtroppo dagli inizi di marzo c'era il lockdown, tante realtà lavorative non potevano appunto lavorare e anche noi stessi non abbiamo potuto chiamare a visita tante persone e quindi concludere le pratiche, perché in realtà il numero delle malattie professionali abbiamo visto essere costante. Queste ultime due riprendono quel picco degli ultra 75 anni dovuto alle neoplasie professionali e ai tumori professionali. Quindi concluderemo adesso dicendo che i nostri dati del Friuli Venezia Giulia confermano tutto quello che sarà detto in precedenza, tutti i presupposti, cioè che la popolazione lavorativa anziana è in aumento e perché sempre più lontano è l'abbandono dell'attività lavorativa, è più vulnerabile ai rischi tecnopatici che hanno lungo tempo di azione nell'organismo, soprattutto a carico appunto dell'apparato osteomuscolare scheletrico. E vediamo come l'adattamento del lavoro è poi diciamo una priorità di ricerca dell'Agenzia Europea per la Prevenzione, Salute e Sicurezza sui posti di lavoro e che anche ufficialmente di recente è stata presentata, come aveva il nostro direttore già preannunciato, la campagna per alleggerire il carico e studiare gli ambienti di lavoro. L'INAIL sarà focal point per l'Italia, ogni nazione ha un focal point che poi immette tutte le informazioni e gli studi nell'Agenzia Europea. L'INAIL è focal point per l'Italia e ha aperto questa campagna di studio nel prossimo biennio. Vi ringrazio, ho cercato di fare velocemente perché mi sembra che sia tardi. Dottoressa, la ringrazio, è stata bravissima, molto chiara, molto efficace a illustrarci questi dati molto interessanti e originali, anche perché trattano di persone, di lavoratori della nostra regione e credo che ci sarà spazio al termine delle relazioni per fare anche qualche riflessione. E siamo alla relazione finale che ho il piacere di introdurre da parte del dottor Marco Bergamin, che è ricercatore presso il Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Padova e ci tratterà un argomento
connesso con quello che abbiamo ascoltato finora, che è la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici attraverso programmi di attività motoria adattata ai lavoratori del comparto del legno che sono esposti al rischio per il rachide e gli arti superiori. Prego, dottor Bergamin. Buonasera a tutti, spero mi sentiate bene. Io non condividerò la presentazione, ma sarà sufficiente cliccare sulla mia immagine, sull'immagine dell'oratore, per vedere le diapositive che sono qui accanto a me. Allora, prima di tutto, buonasera a tutti. 300 e quasi ospiti, è una meraviglia. E peccato siano le 5:30 di sera e ahimè sarebbe ideale fare aperitivo fra pochino. Però insomma l'emergenza chiaramente ci impedisce ci tratterrà magari qua un pochino di più. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la direzione regionale del Friuli Venezia Giulia nella persona del dottor Lofaro per l'invito a questa relazione. Ci tengo particolarmente anche a ringraziare il dottor Ugo Cuomo, con cui stiamo collaborando ormai da 1,5 anni per il progetto che poi andiamo brevemente a descrivere, e ovviamente il professor Cavarape per l'invito relativamente alla componente dei colleghi dell'Università appunto di Udine. E chi sono e cosa faccio? Questi sono i nostri atleti che abbiamo nella medicina dello sport e dell'esercizio appunto del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova. E come avrete capito, questi sono i nostri atleti che si allenano ovviamente per migliorare le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative. In pratica cos'è che facciamo tutto il giorno? Sostanzialmente attuiamo quel modello padovano, cioè di prescrizione dell'esercizio fisico a scopo terapeutico. Quindi da una parte la componente clinica prescrive ovviamente esercizio e poi i pazienti vengono in palestra e tramite i nostri specialisti dell'esercizio viene costruita una scheda di esercizio e chiaramente loro si allenano. Guardiamo le immagini che è più esemplificativo. Allora, lo step 1 ovviamente è un test cardiopolmonare, quindi viene valutata la capacità aerobico-cardiovascolare. In buona sostanza viene messa la prescrizione di esercizio, che sostanzialmente dà delle indicazioni abbastanza precise relativamente alla componente aerobico-cardiovascolare, ma soprattutto mi dà delle proscrizioni qualora il paziente abbia delle limitazioni, per esempio funzionali, che possono creare impedimento all'esercizio. Poi passano da me in laboratorio e viene valutato l'equilibrio statico, viene valutato l'equilibrio dinamico con un'altra tipologia di test, in particolare i test motori, la forza muscolare, ok? Quindi tramite strumentazione, in questo caso abbiamo la macchina vecchia, una fotografia vecchia, però adesso abbiamo uno strumento isocinetico, e poi i pazienti volano in palestra per essere allenati e sottostanno ad un ciclo di allenamenti, perché l'obiettivo poi è che loro vadano nella periferia, quindi ad allenarsi in quelle che sono le cosiddette palestre della salute. E questo è un altro esempio, okay, della nostra palestra didattica appunto del corso di laurea magistrale in attività motoria preventiva adattata dell'Università di Padova. L'altro mio grande e crescente amore è invece quello che sta per me interessando di più l'attività soprattutto di ricerca, ed è quello legato all'ergonomia, in particolar modo all'ergonomia occupazionale. Sostanzialmente sempre di più sto cercando di capire quelli che sono i metodi per quantificare il rischio muscoloscheletrico, per dirle in maniera molto semplice, e cercare di implementare quella conoscenza e quell'ambito legato appunto alla prevenzione relativamente alla postazione, ovviamente ergonomica e parlo occupazionale, e dall'altro versante tutti quegli strumenti preventivi che possono essere d'ausilio alla sintomatologia muscoloscheletrica che questo momento sostanzialmente è la causa di fatto maggiore per malattia professionale, sia legata all'aspetto appunto sia legata all'aspetto dell'esposizione ad un rischio ovviamente legato al movimento, e dall'altra versante a un rischio non modificabile che è quello legato all'invecchiamento. Quali attività si svolgono in un'impresa che lavora nel legno? Quindi entriamo nell'argomento. La cosa migliore è vedere cosa succede. Ok? Questa è un'attività che viene svolta giornalmente, quindi si prende un qualcosa, in questo caso una sorta di antina o uno scaffale, e viene movimentato tutto il giorno in questo modo, quindi abbiamo un peso in qualche maniera che ha una certa entità, viene preso da un nastro e depositato.
però abbiamo anche delle condizioni un po' più particolari per coloro che non sono del settore ergonomico. Abbiamo delle movimentazioni di pesi molto più leggeri che viene definita movimentazione ripetitiva, dove vedete i cicli, queste sono immagini reali, non sono velocizzate, praticamente l'operatore carica da una parte la pila praticamente di impiallacciatura e successivamente la serve nel vassoio scorrevole. Abbiamo delle condizioni molto simili, okay, dove da una parte vengono caricate e dall'altra parte vengono sfregate. Okay. Quindi qui sostanzialmente i carichi hanno un peso leggero ma una ciclicità molto ampia. Abbiamo anche delle condizioni miscellanee dove abbiamo una movimentazione, ahimè, ripetitiva, ma dall'altro versante comunque con una connotazione di alta frequenza. Ovviamente se noi scindessimo teoricamente le due tipologie di movimentazione, potremmo trovare in uno schema generico, okay, queste situazioni complesse. Quindi una sintomatologia soprattutto legata alla spalla, quindi all'articolazione scapolo-omerale e soprattutto al rachide lombare per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi. Per quanto riguarda invece la movimentazione ripetitiva, tendenzialmente c'è un maggiore interesse su quell'asse che va dal polso gomito al braccio, attraverso il rachide cervicale e corre dall'altra parte. Cosa si può fare per prevenire e contingentare la sintomatologia legata ai work-related musculoskeletal disorder, ai disturbi muscoloscheletrici? Beh, io prima di tutto farei un passetto indietro, c'è una piccola premessa. Io dico sempre, forse si stava meglio quando si stava peggio. Perché? Perché tendenzialmente in questo momento e sempre di più, sì, per ragioni ovviamente produttive, per calo di costi, però si cerca di sostituire sempre di più l'attività umana con la robotizzazione ovviamente. Però dall'altra parte abbiamo un fenomeno di invecchiamento che ovviamente è sempre più elevato, tant'è che la qualità della vita si sta innalzando, come si sta innalzando anche l'età media, ok? Quindi cosa succede? Che abbiamo un effetto paradosso, cioè migliora da una parte la qualità della vita, però abbiamo anche un aumento, in questo caso, dell'età di pensionamento, ma comunque in generale un aumento della vita. Quindi se da una parte mi diminuisce l'attività fisica, dalla parte opposta mi diminuisce l'efficienza fisica. Guarda caso, lo faccio sempre vedere ai miei studenti a Padova, e questo è il capostipite degli studi legati all'esercizio fisico nell'ambito occupazionale. Questo è uno studio di Morris ed è stato pubblicato nell'Lancet nel 1953, quindi si parla di praticamente di 70 anni fa. Cosa è stato fatto? È stato misurato il rischio, okay, di problematiche legate al miocardio, okay, quindi malattia coronarica, in coloro che guidavano l'autobus rispetto ai bigliettai che salivano e scendevano a prendere di fatto i biglietti. Cosa succedeva? È successo che coloro che guidavano avevano sostanzialmente il doppio, okay, del rischio relativamente all'incidenza di infarto al miocardio. Questo di fatto significa che l'attività fisica, qui non stiamo parlando di esercizio fisico, ma attività fisica spontanea legata a quello che una persona fa di lavoro, comunque ha un fattore protettivo. Quindi parallelamente tutto il male viene per nocere, dico, non è detto, perché per esempio Amazon crea questo passo svelto, veloce ma mai di corsa, quindi tra i 5,5 e i 7,5 km. È altrettanto vero che se si fanno più o meno queste medie giornaliere, ovviamente dopo 6 ore e mezza di esposizione lavorativa, diciamo che stiamo parlando di un lavoro piuttosto intenso dal punto di vista aerobico. Però io lo voglio vedere dall'altro versante, cioè dall'utilità che può dare questa tipologia di attività al fine comunque preventivo. Quindi facendo un passo indietro, ok, nuovamente abbiamo quelle che dicevamo prima, le modificazioni che si realizzano con l'invecchiamento, che ovviamente riguardano l'apparato cardiorespiratorio, il sistema nervoso, il sistema somatosensoriale, ma dall'altro versante, per i nostri argomenti, quello che incide maggiormente è l'invecchiamento dell'apparato muscolo-scheletrico. Cos'è la forza muscolare? Beh, la forza muscolare è anche questo, ovviamente. Però la forza muscolare, per essere a volte molto spicci, è sostanzialmente quell'unità di forza necessaria per aprire un vasetto di marmellata, che corrisponde circa 15 kg in forza di prensione. L'invecchiamento come rischio. Ci sono soluzioni. La riduzione di un rischio su un fattore non modificabile
ahimè, non prevede piani di miglioramento. Possiamo prevenire, però l'invecchiamento, ahimè, è un fattore di rischio non modificabile. Sostituzione dell'uomo con automazione e robotizzazione. Da un punto di vista industriale è piuttosto complesso, basti pensare alle attività artigianali. Sarebbe impossibile, o perlomeno in questo momento credo sia molto difficile, riprodurre un'opera come può essere un vaso di Murano. Dall'altro versante, protezione. Se per esempio pensassimo agli esoscheletri, possono sempre essere utili? Non è proprio vero, perché magari possono essere utili per fare determinate attività, però magari pesano 4-5 kg che gravano sul nostro organismo e quindi è di una certa complessità. Quello che sicuramente si può adoperare è la prevenzione. Quindi, esperienze di ricerca generali e specifiche. Allora, molto in generale, siamo riusciti a finalmente a pubblicare quello che è una rassegna della letteratura, per la quale è stato dimostrato che anche piccoli bouts di esercizio fisico, quindi pochissimi minuti al giorno, possono avere un ruolo determinante nella riduzione della sintomatologia muscoloscheletrica, in questo caso negli office workers, nei video terminalisti. Quindi c'è la possibilità in una giornata lavorativa di fare dell'allungamento, c'è la possibilità in una giornata lavorativa di esercitare i muscoli legati alla flessione dell'avambraccio e così via. È dimostrato che piccole durate, quindi cumulative fino a 10-15 minuti al giorno, significa 5 volte al giorno per 3 minuti sostanzialmente, possono dare degli effetti positivi, anzi non possono dare, scusate, li danno, li determinano. Entrando sempre di più nell'argomento, se noi proponiamo degli esercizi fisici, ok, quindi specificamente un programma di esercizio, in questo caso l'abbiamo proposto, in riferimento alla sintomatologia riportata dai partecipanti, siamo riusciti a dimostrare che questo riduce non solo la sintomatologia, ma parallelamente anche il numero di limitazioni. Okay? In tal senso, anche l'esercizio specifico, però non tanto mirato sulla sintomatologia, ma più volto alla postazione lavorativa, quindi suddiviso su quello che era sostanzialmente la postazione lavorativa, quindi creato non tanto sulla persona, ma di più schematizzato sul luogo in cui la persona opera, sostanzialmente ha dimostrato di essere benefico in termini di riduzione della sintomatologia. Altre esperienze recenti, questo è l'ultimo lavoro, in cui abbiamo cercato di combinare i fattori, cioè sostanzialmente andare a programmare dell'esercizio fisico sia sulla base della sintomatologia, okay, dei lavoratori coinvolti, sia sulla base di fatto della fattispecie lavorativa, quindi quella fattispecie di cui dicevamo prima, o legata alla ripetitività di un movimento senza grossi carichi di peso, oppure al contrario legato ai grossi carichi di peso per movimentazione manuale di carichi. Ovviamente vi faccio soltanto una breve carrellata dei risultati, nella quale dopo 12 settimane, quindi circa 24 sedute di esercizio medio, perché ovviamente non tutti i partecipanti hanno concluso con 24 sedute, quindi più o meno circa 1000 minuti di esercizio, è stata di fatto aumentata in maniera statisticamente significativa la forza di prensione, circa del 10-12%. La cosa interessante però è che non c'è stato alcun esercizio, okay, specificamente ideato per la componente legata all'avambraccio. Proposte operative concrete. Allora, io adesso vi farò vedere alcune immagini, perché le proposte operative concrete si concretizzano quando si svolgono. Questo per esempio è un programma di riscaldamento e defaticamento al termine di una mansione specifica all'interno di una vetreria. Si può fare però anche della formazione legata e poi riferita al movimento. Oppure addirittura addestrare, ok, il personale, in questo caso di una grossa azienda che produce macchine da caffè, in tutti quegli esercizi per prevenire la sintomatologia del rachide, in questo caso lombare. Oppure lo si può applicare all'interno, okay, di un ambiente legato all'utilizzo del video terminale e così via. Ok, sintomatologia legata alla mano e al polso e ovviamente alcuni casi specifici, qui in questo caso erano ancora videoterminalisti. I contesti sono differenti, però è applicabile. E andiamo al core della lettura. Ahimè,
Volevo presentarvi i dati questa sera, ma non è possibile perché, come vedete, il progetto, come tanti progetti, la maggior parte dei nostri progetti di ricerca sono stati interrotti prima a marzo di quest'anno e adesso ha poco senso dal punto di vista previsionale di farli ripartire. Beh, grazie al finanziamento, al cofinanziamento, però di fatto al finanziamento comunque della direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo creato un programma di prevenzione all'insorgenza delle patologie muscoloscheletriche rivolta a questa particolare raggruppamento di lavoratori che hanno una elevata sintomatologia per le fattispecie lavorative di cui vi facevo vedere le diapositive inizialmente. Quindi l'obiettivo finale che speriamo di riuscire ad attivare e concludere soprattutto entro l'anno prossimo è quello di un protocollo di attività motoria per la prevenzione appunto e la riduzione del sintomo. Come si concretizza? Questo schema riassume un pochettino tutto, cioè un'attività motoria progettata per 12 settimane con due incontri settimanali e soprattutto intercalata su quella che può essere la fattispecie lavorativa e dall'altra parte la sintomatologia. Quindi l'obiettivo è quello di raccogliere alcuni dati legati alla sintomatologia e poi paragonarli al termine dell'intervento. Questo non è tanto un protocollo di ricerca, ma il dato significa e mi farà capire della bontà appunto di questo intervento motorio. Take home message. Questo non è un dato scientifico perché è molto difficile rappresentare una curva del genere. Però c'è la mia forte convinzione sulla base dell'esperienza clinica, sulla base dei dati che stiamo raccogliendo, sulla base anche della letteratura internazionale, che c'è un livello generico di forza muscolare che mi permette di agire in maniera preventiva. Tale livello ovviamente, se si abbassa, si avvicina a quello che potrebbe essere chiamato rischio di infortunio, ma che poi si concretizza con un aumento della sintomatologia. Sintomatologia cosa vuol dire? Dolore, e la fase successiva del dolore ovviamente è limitazione funzionale e così via, fino ad arrivare ad una condizione di danno muscoloscheletrico. Parallelamente, quindi, abbiamo uno stato ottimale nel quale sarebbe interessante individuare i chilogrammi, per esempio, di forza muscolare della mano che mi possano fungere da sistema di protezione. Dall'altro versante, qui abbiamo un allenamento eccessivo come possa poi diventare un evento avverso, un evento traumatico. Quindi concludendo, c'è una soluzione? Sì, la soluzione è quella probabilmente di cercare di stimolare tramite esercizio fisico, soprattutto in questo caso e nella fattispecie nei lavoratori legati al settore del legno, anche poco, ma la forza muscolare dell'arto superiore. In particolare perché? Perché come abbiamo visto questa tipologia di attività comunque comporta la riduzione della sintomatologia, che ripeto è il primo trigger, il primo messaggio che poi avvia il segnale a quella che è il danneggiamento della struttura muscoloscheletrica. E ci tenevo a ringraziare tutti i miei collaboratori, e questi sono i miei ragazzi dello spin-off universitario che dirigo, e ovviamente per qualsiasi cosa oppure per ulteriori approfondimenti contattatemi pure all'indirizzo email marco.bergamin@unipd.it. Grazie mille. Grazie dottor Bergamin, grazie Marco per questa veramente bellissima e brillante presentazione. E mentre lascerei, visto che siamo nei tempi, un minuto per pensare, magari tra relatori, se vi volete fare domande, ovviamente condividendole col pubblico, su qualche argomento particolare, approfitterei per dare la parola al professor Gianluca Tella, come coordinatore del gruppo Active Aging dell'Università di Udine, per un saluto. È una considerazione. Sì, ringrazio Alessandro di avermi dato questo piccolo spazio, spero che vediate le slide di presentazione sostanzialmente di quelle che sono di quello che il gruppo Active Aging, in seno al quale è nata questo programma di seminari ed è nato questa collaborazione con l'INAIL, dove il gruppo Active Aging in sostanza è un gruppo multidisciplinare nato in seno all'Università degli Studi di Udine 2 anni fa circa, che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di politiche
di active aging rivolte al bene comune e incarna sostanzialmente quello che è la mission dell'università, ossia quella di essere prossima al territorio attraverso la promozione di attività di ricerca finalizzate all'educazione e al trasferimento delle conoscenze, favorendo quella che è la crescita civile, culturale, economica e sociale del territorio. Attualmente il gruppo dell'Università di Udine coinvolge docenti e ricercatori di tutti gli 8 dipartimenti dell'Ateneo e ha sviluppato 4 macro aree di ricerca o ambiti di attività collegabili con l'active aging, che vanno dalla ricerca traslazionale, diagnostica, clinica ed assistenza, alla prevenzione e il benessere, alle infrastrutture e tecnologie e al welfare e le narrazioni, coprendo a 360 gradi quelli che sono, noi riteniamo, i punti chiave per affrontare la tematica dell'invecchiamento in salute e in attività. Gli obiettivi che il gruppo ha sono quelli di sensibilizzare sul tema dell'invecchiamento attivo la popolazione e la collaborazione con l'INAIL ne è un esempio, come pure ne è un esempio questo evento di oggi, che devo dire che è stato molto piacevole e molto ben organizzato. La promozione di attività divulgative e di disseminazione di conoscenze scientifiche anche con realtà come le scuole, per esempio, non solo come con stakeholder, come i lavoratori, come in questo caso, attraverso un approccio interdisciplinare alla problematica dell'invecchiamento attivo, con potenziali ricadute anche in ambito didattico naturalmente. Stiamo pensando per esempio allo sviluppo di un progetto di dottorato sulle tematiche dell'invecchiamento. E naturalmente anche lo sviluppo di progettualità di ricerca nell'ambito di progetti regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione con imprese, è uno degli obiettivi che il gruppo si pone, e sostanzialmente quello di contribuire a rendere pienamente operativa una rete di soggetti capaci di incidere in ambito di invecchiamento attivo in modo reticolare e sinergico. Non ultimo, quello di fornire attraverso queste esperienze e quella maturazione di queste problematiche e la possibilità di sviluppare nuove risorse e nuove risposte, quello di fornire strumenti e dati scientifici ai decisori politici in un'ottica di corresponsabilità. Attualmente il gruppo è molto attivo nello sviluppare rapporti di collaborazione e partnership internazionali, per esempio con l'Università di Graz, l'Università di Copenaghen, il National Institute of Health degli Stati Uniti, posti e luoghi dove c'è già una significativa esperienza nella gestione della criticità delle problematiche connesse con l'invecchiamento a 360 gradi e come per esempio il National Institute of Aging dell'NIH negli Stati Uniti, e quindi poter essere inseriti in una rete a livello internazionale per condividere esperienze e modalità operative. Ringrazio il comitato scientifico che qui vedete indicato e in particolare ringrazio la dottoressa Missana per l'organizzazione brillante di tutti questi eventi, il professor Cavarape che questa sera ha eccellentemente condotto il webinar e ha organizzato questo evento, e la professoressa Fili in particolare, che di fatto è stata il deus ex machina di tutta l'organizzazione dei 4 eventi che si sono svolti negli ultimi mesi. Vi lascio con il logo del gruppo, l'indirizzo web che è stato da poco aperto, dove potete seguire la programmazione di eventi che si sono svolti, la registrazione degli eventi che sono stati già svolti, per esempio proprio sulla piattaforma Play UniUd sono scaricabili gli eventi che abbiamo già svolto in collaborazione con l'INAIL, e troverete anche questo evento odierno, e naturalmente la descrizione più puntuale di
di chi è il gruppo, da chi è composto, quali sono gli obiettivi e sicuramente anche troverete anche delle programmazioni future che stiamo in fase di sviluppo, sempre con quest'ottica di grande attenzione al territorio e attraverso una dei metodi di approccio di tipo multidisciplinare. E vi ringrazio e grazie a tutti per la presenza, grazie a tutti per i contributi molto interessanti che sono stati proposti oggi. Grazie. Grazie Gianluca per queste informazioni molto utili, anche perché ci danno modo di, attraverso il sito, di poter anche raccogliere tante di queste esperienze che stanno fioccando intorno, e potrebbe essere questo un'ottima modalità per raccogliere anche delle iniziative come quella di questa sera. Se mi permettete qualche minuto ancora prima delle conclusioni, io lo dedicherei a delle domande che ho ricevuto. E sono poche domande, ma mi piacerebbe che rispondessero i relatori a queste domande. Allora, la prima domanda è: quali sono le aziende che ad oggi hanno un programma di attività fisica attivo in Veneto e Friuli Venezia Giulia? Sono tre domande, ma penso possano avere da un relatore solo la stessa risposta. Come si fa a promuovere la salute senza grossi mezzi di valutazione funzionale? E che cosa pensate, relatori, del programma WHP, Workplace Health Promotion? Perché oltre alla sedentarietà ci sono anche altri fattori di rischio da considerare. Prego, chi vuol rispondere? Se posso rispondere per quanto riguarda i programmi di attività motori nelle aziende, e ovviamente ce ne sono diversi. Ora, fare un quadro epidemiologico di quante aziende offrano questo servizio ai propri dipendenti è difficile, nel senso che non c'è una risposta. Per quanto mi riguarda, il WHP, programma interessantissimo, so che nella Lombardia sta crescendo tantissimo, anzi in realtà sta crescendo, è qualche anno che è fuori questo programma ed è molto interessante, soprattutto perché tende a coniugare quell'aspetto legato al welfare del lavoratore e tutti i benefici legati appunto alla salute, quindi in un'ottica non solo lavorativa ma extra lavorativa, ed è un'iniziativa geniale, secondo me ideale. Sarebbe bello esportarlo assolutamente anche in modelli non solo, almeno lombardi, per quello che sono le mie conoscenze, anche a livello nazionale. Ecco, una piccola chiosa, nel modello OT23, e qui parlo proprio con gli esperti a modello tecnico, voi sapete che gli interventi nella prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici fino all'anno scorso potevano essere erogati tendenzialmente da tutte le figure professionali, e quest'anno, ahimè, io ho già scritto in direzione generale a Roma, perché è riservato soltanto ad interventi fatti o da figure mediche o da figure, in questo caso, fisioterapisti. Io penso che non debba essere legato alla figura professionale, ma debba essere legato, cioè al titolo di studio, ma debba essere legato al curriculum. Di fatto, io ho dovuto assumere un fisioterapista nel mio spin-off, perché io non potrei teoricamente erogare questi servizi al fine del raggiungimento di questi 50 punti nell'OT23, perché ovviamente quest'anno non sarebbe previsto. E secondo me questa è un'occasione, anche parlo direttamente, mando un messaggio al dottor Lofaro, che sicuramente avrà degli agganci a Roma, e di comunque di farlo arrivare, perché sono iniziative che secondo me hanno un grande valore aggiunto e sono legate al percorso formativo del formatore in questo caso e del gestore dei progetti, non tanto ad un titolo di studio, perché mi sembra un po' una cosa molto corporativa e vetusta. E per quanto riguarda ancora le iniziative, penso che, cioè, io parlo dell'esperienza più che altro veneta, perché conosco, devo dire la verità, per quanto riguarda il Friuli sicuramente determinate realtà, ma non ho il quadro appunto completo della situazione. Stanno crescendo sempre di più, perché ovviamente i benefici si vedono, e soprattutto c'è questa componente legata all'esercizio fisico, sta crescendo tantissimo di valore, devo dire la verità, può essere tranquillamente uno sbocco secondo me professionale. Poi ovviamente è in un contesto di mercato, per cui lì ovviamente ognuno avrà, cioè
Ci sono degli altri quadri molto più complessi di analisi, di cui, devo dire la verità, non saprei, non penso neanche di avere le competenze per esprimermi. Bene, grazie per queste riflessioni. Ci sono altre considerazioni da parte degli altri relatori su questo argomento? Ma se posso permettermi, l'unica cosa per le valutazioni delle persone senza avere grandissimi mezzi, affidatevi a personale dei professionisti, come i laureati in scienze motorie, che sono delle persone, delle figure qualificate per poter valutare le capacità fisiche delle persone anche con mezzi non straordinari e adeguare i programmi di attività motoria il più possibile specifici per quelle determinate persone. Quindi affidatevi a dei professionisti per iniziare le attività. Poi non servono grandissimi mezzi, basta un po' di motivazione, un po' di voglia e tanta professionalità. Queste secondo me sono le cose fondamentali per poter per promuovere programmi di attività fisica specifici per queste persone. Ottimo, grazie. C'era una domanda che mi interessava e che dunque, aspettate, eccola qua. Allora, ci viene fatta questa domanda. L'INAIL ha pubblicato diverse mini guide per esercizi di ergonomia e di allenamento per la protezione del rachide, eccetera. Alcuni esercizi non sono di facile interpretazione. È possibile che vengano trasformate in filmattini, in pillole da scaricare da web? Domanda che può essere utile anche per altri programmi che sono presenti spesso in rete, ma non sempre facilmente comprensibili effettivamente, soprattutto da persone anziane, ecco. Non so se qualcuno di voi vuole rispondere. Penso sia più legato magari ai colleghi che lavorano nell'INAIL, perché ovviamente c'è più materiale, tra virgolette, loro, senso, comunque penso che insomma... Sì, anche perché penso, vedo da una risposta, che c'è del materiale che può essere, sì, essere scaricato. Ecco, io approfitto, non so se ci sono altre considerazioni, per fare una domanda, perché da medico pratico in realtà, perché noi spesso è da anni che ci diciamo sarebbe molto bello prescrivere l'esercizio fisico così come prescriviamo su ricetta i farmaci. A che punto siamo su questo? Perché sono anni che se ne parla, ma di fatto non abbiamo mai ottenuto delle risposte. Effettivamente è difficile la prescrizione, non sappiamo quali sono i centri regionali che potrebbero assolvere a questo compito. Ma se posso permettermi, allora purtroppo il laureato in scienze motorie non è una figura sanitaria e quindi ha questo deficit, però in regione siamo riusciti comunque a creare un centro a Gemona del Friuli, presso l'ospedale di Gemona del Friuli, dove la combinazione tra medici, infermieri, laureati in scienze motorie ha consentito la realizzazione di un centro all'interno dell'ospedale dove il medico prescrive e in combinazione con infermieri e laureati in scienze motorie si prendono cura di persone con patologie croniche stabilizzate, cioè tutte quelle persone che sono uscite da un periodo di cura e vivono, il diabetico, l'obeso, il cardiopatico, questi vanno avanti con queste loro patologie, quindi hanno bisogno di un professionista che li segua nell'attività motoria. E grazie alla collaborazione tra azienda sanitaria SVFC e Friuli Venezia Giulia, l'ospedale di Gemelli Friuli, corso di laurea in scienze motorie qui nell'Università di Udine, abbiamo messo insieme questa convenzione che ha consentito di creare questo primo centro regionale che promuove l'attività motoria per le persone con patologie croniche stabilizzate. Quindi esiste un qualche cosa in regione, purtroppo siamo all'avvio in un periodo che blocca tutti gli avvii, però insomma esiste, ci sono delle buone fondamenta, ci sono dei professionisti qualificati pronti a prendere in mano la situazione. Grazie, direi che questa è un'ottima notizia per tutti, perché effettivamente ce n'è grandissimo bisogno e i medici non conoscono le modalità con cui si potrebbe accedere a questi servizi. Questa è un'informazione veramente preziosa. E vorrei chiedere in Veneto come va, se ci sono delle possibilità diverse. Beh, o sì, magari il Veneto, devo dire la verità, che con gli anni ha fatto dei passi da gigante, è stato un faro rispetto all'Italia. Noi abbiamo una legge regionale
che permette, che ha creato le palestre della salute sotto un impulso, una forte spinta ovviamente universitaria e comunque anche da parte della regione del Veneto, che le ha sempre volute perché risponde ad un'esigenza del territorio. Abbiamo una legge regionale che è stata che iniziò un percorso nel 2015, lo terminò nel 2018 con delle direttive specifiche, e che prevedono sostanzialmente un ulteriore percorso addizionale di tirocinio formativo ai laureati magistrali in attività motoria preventiva adattata. Quindi c'è il recepimento appunto di questo asse, prescrizione dell'esercizio, scheda di esercizio e ovviamente effettuazione dell'esercizio all'interno di queste palestre, che sono palestre con una regolamentazione particolare, che devono avere anche un responsabile appunto che abbia questo percorso formativo, nonché una laurea magistrale. Quindi il percorso c'è. Poi ovviamente sono quelle attività che devono avere una risposta territoriale. Io sono molto pratico, nonostante venga dall'Accademia. Sostanzialmente l'esercizio negli anni è sempre stato associato allo sport, ai centri fitness generici, e chiaramente se non assume quel valore economico aggiunto che possono avere degli altri centri che erogano attività similari, chiaramente ci vuole anche una spinta economica per poi avere una manifestazione, diciamo, generale che possa creare quel terreno florido per crescere. Quindi sostanzialmente bisogna dare questo input iniziale. Le attività credo siano, penso, più di 100 palestre della salute in Veneto, e pian pianino insomma hanno preso piede. È un percorso lungo, però insomma adesso so che nel piano regionale, poi sempre parlo della regione del Veneto, e quello che riguarda tutto, che coinvolge tutte le medicine dello sport, comunque c'è una grossa attenzione a questa componente, per cui presumo che siamo a un punto. Ecco, io sono molto positivo, sono molto felice perché l'ho visto il percorso nascere con il vecchio primario, il professor Zaccaria dell'unità operativa dove faccio parte, poi è stato seguito dal professor Molao e così via, e quindi ho visto una grande spira. Parlo del Veneto. Io penso che in qualche anno, insomma, bisognerà attendere un pochettino, perché in questo momento la priorità non è l'esercizio fisico, almeno diciamo che abbiamo delle grosse problematiche a livello nazionale. Però insomma non siamo ad un punto zero, non siamo ad un punto zero assolutamente. Grazie Marco. Prima di concludere, ci sono altre riflessioni da parte del dottor Lo Russo, della dottoressa Sarto? No, vi ringrazio. Diciamo che noi come INEL purtroppo arriviamo dopo, no? Andiamo a vedere gli infortuni e le malattie professionali proprio quando magari non c'è stata adeguata prevenzione, e per noi è molto importante, sono molto importanti i discorsi di oggi, proprio perché pensiamo appunto che le persone con le adeguate norme di prevenzione e anche con una loro preparazione fisica possano anche diciamo essere meno esposti sia agli eventi acuti che alle patologie croniche. Ma comunque le leggi anche di prevenzione aiutano in questo, nella corretta movimentazione dei carichi, delle posture eccetera, però sicuramente la salute della persona e questi esercizi, questi percorsi, come ci spiegava il professor Bergamin, sono sicuramente importanti, perché poi sono proprio sul posto di lavoro. Questo sarebbe un'idea bellissima per tante realtà, vista la popolazione lavorativa sempre più anziana. Vi ringrazio tantissimo. Certo, anche perché consideriamo, io ho sempre in mente il problema delle cadute, sì, dell'anziano, e certamente questo, che per me è un grossissimo problema, potrebbe essere prevenuto magari operando anni prima, proprio anche attraverso questi programmi nel soggetto ancora in età lavorativa. Sì. Prego. Sì, allora... Noi abbiamo, sono dal 2008 che collaboriamo con i laureati in scienze motorie per i corsi che facciamo, appunto quelli che vi ho fatto vedere anche in fotografia per un attimo, insomma sulle slide si vedevano. Prima che ovviamente ci fosse la pandemia da Covid, avevamo già predisposto degli spazi ginnici all'interno dei presidi ospedalieri
per la nostra ASL. Il nostro ovviamente era una collaborazione con il Centro di Medicina dello Sport della nostra ASL, con il dottor Franco Giada, un caro amico con cui collaboriamo da tanti anni, e ovviamente è stato coinvolto anche lui nel discorso delle palestre della salute. E ritengo che uno sviluppo della cosa potrebbe avvenire se alle palestre della salute potessero accedere i cittadini, perché tutt'oggi alle palestre della salute possono accedere soltanto le persone, per esempio, che hanno una certa patologia, per cui insomma, ecco, noi avevamo cercato di indirizzare i nostri lavoratori che avevano fatto il corso all'interno dell'ospedale per poter continuare l'attività nelle palestre diffuse nel territorio. Ecco, questo era un po' il nostro scopo. Stavamo lavorando su questo, poi ovviamente è arrivata la pandemia e tutto si è un po' fermato. Direi che pensando oggi alle restrizioni a cui andiamo incontro, io purtroppo non ho potuto fare a tempo a descrivere questa parte. Io ritengo che sia importante fare appunto l'high intensity interval training alla mattina. Sono degli esercizi molto brevi che aumentano la capacità ossidativa del muscolo, si possono fare a casa, si devono fare a casa, occupano pochissimo tempo, si possono fare con vari strumenti allenanti, dalla cyclette al tapis roulant, alla corda, al tappeto elastico, o semplicemente facendo i burpees o facendo dei balzi. Cioè, l'importante è avere un cardiofrequenzimetro a raggiungere la frequenza target e poi ovviamente farla abbassare, cioè dare frequenza cardiaca la mattina. Si è visto che appunto gli studi dimostrano come anche sessioni di 5-6 settimane di allenamento portano a una riduzione dell'IMAT, quello che anche il professor Lazzar prima accennava, cioè i lipidi intramuscolari che condizionano molto la funzionalità del muscolo. Ecco, questo potrebbe essere un messaggio da dare a tutte le persone che, per motivi ovviamente di contingenza, oggi si trovano a non poter accedere alle palestre, ma hanno necessità ovviamente di attivare alcuni schemi motori, e soprattutto quello di ridurre, l'importante è ridurre appunto il tessuto adiposo intramuscolare. La intensity interval training si trova dappertutto, basta digitare su internet appunto la parola HIIT, la letteratura è sconfinata. Noi abbiamo adottato il protocollo di Timmons, modificando quello di Gibala, e che prevedeva appunto 20 secondi di sforzo fino all'85% della frequenza massima e 2 minuti per 5-6 volte intervallato, 2 minuti di riposo. Bene, grazie Andrea. Tu hai lanciato un messaggio che spero sia accolto, e c'è un altro messaggio che ci arriva che dice: vanno coinvolte le aziende, aspettano di essere chiamate. Probabilmente bisogna anche incontrarsi un po' a metà strada, immagino, sia con le persone che non, ecco, al di fuori degli ambienti lavorativi, ma soprattutto con le persone in ambienti lavorativi che sono particolarmente a rischio, e questo è ovviamente uno stimolo in più. E io spero, e così concludo, che questa serata sia stata utile, perché l'attività che voi avete così brillantemente presentato sia da oggi di pubblico dominio, e serva tutte queste informazioni molto belle, questi studi veramente ricchi e affascinanti, servono a un certo punto perché vengano conosciuti, vengano utilizzati e vengano utilizzate su larga scala. Io spero che questa serata, con tutte queste relazioni veramente così belle, grazie alla professionalità, all'impegno e alla passione, vorrei dire, di tutti i relatori che ci hanno onorato della loro presenza, sia veramente una volta tanto utile, perché l'argomento, anche considerato il numero di persone che ci hanno seguito fin qui, fino a quest'ora tarda, vabbè che l'aperitivo non c'è più, ma forse questo non c'entra, io credo che sia veramente molto gratificante per tutti noi, e spero veramente che questa attività, questa che abbiamo fatto questa sera, questo incontro, sia ripetuta in qualche modo e possa essere utile a tutti.
Io ringrazio tutti i relatori, ringrazio il comitato organizzatore, ringrazio la dottoressa Missana per averci supportato fino all'ultimo, dal punto di vista tecnico, per far sì che tutto andasse bene, e ringrazio tutti voi che avete partecipato così numerosi e ci avete fatto veramente felici tutti. Grazie a tutti e buon fine settimana a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.